Quello che state ascoltando è Fumble, il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. In italiano? In italiano e a volte in un inglese maccheronico. O in portoghese, secondo YouTube. Ma in inglese, o in portoghese, o a volte anche in inglese. Adesso YouTube ha deciso che non siamo più in Portogallo. Io ho visto un francese. Hai visto un francese? No. Ho visto un re. Ho visto un orlesiano. Ho visto una puntata. Nuova saga di vampiri! Nuova saga di vampiri, ma prima, della nuova saga, il podcast è un podcast prodotto da QWERTY. Ci trovate su QWERTY.it e su FumbleGDR.it. È spostato la telecamera di nuovo. Tu hai uno CD preoccupante. E lo scopri solo adesso. E fai il segno del Papa quando lo scopre. Ho anche fatto la tovaglia nuova e si può vedere su YouTube. Ma è a quadratoni, bianchi e rossi. È a Fumble di Fumble, così evoca il Fumble. Se tiri in questo triangolo poi sei fottuto. È il triangolo delle Bermuda quello. Triangolo no! O dei Bermuda, vale, non sei in gioco. Giusto, QWERTY.it/associati per darci i vostri soldi, oppure QWERTY.it/survey per fare il questionario perché qualcun altro ci dia i soldi. Se poi Roberto non tira giù la parete quando cammina, è anche meglio. C'è stata una serie di quadrati che vuoi per ruotare. Cioè, perché coltivi ancora questa odor, speranza? Odor! Perché coltivi ancora questa speranza? Io ci spero sempre, un pochino. Trova un modo, Roberto! Trova un modo, Claudio! Trova un modo! Trova un modo, Roberto! Tra l'altro, è più odor. È vero, perché trova un modo, Roberto! Modo, Roberto! Senti, io ho tirato due per i punti sangue. Cosa faccio? Lo ritiro qua e magari mi esce uno? Senti, yeah. Grazie. Tre. Meglio. Molto molto meglio. Ho fame. Scusate, non un attimo. Scusate. Ci potete sentire su QWERTY.it, su Spreaker e su YouTube ci potete vedere. Oppure aspettate un paio di giorni e c'è anche il video fatto figo con la GoPro in cui ci si vede molto meglio. Meglio. Perché di me in questo momento su YouTube si vede solo la nuca. Venite sulla chat di Spreaker e scrivete vaccate insieme a noi. Nuca. Salutiamo Andrea Simeoni che è già arrivato sulla chat. Ciao! Se volete scriverci in chat andate su Spreaker oppure potete sempre mandarci dei tweet a @FumbleGDR, sia in diretta che non in diretta. Dove sono i tweet? Non li vedo. L'importante è che ci siano. Ciao. Vabbè, Giorgio! Adesso il mio copycat lo troviamo, intanto spiega perché io dovrei avere un copycat e dato che il manto adesso farà il master. Il manto. Terrore. Sotto l'egida del manto. Sotto l'egida del manto assassino o il manto d'ombra. Esatto. Il manto assassino in questo caso penso che non sia neanche troppo bello. Per me è abbastanza vero. È abbastanza, sì. Probabilmente master killer. Vero. Secondo me siamo master killer. Siamo morti prima di cominciare, pensa. In già effetti. Morti. Sì. Non tu sei già morto. Io no, io gioco l'umano. Immortale. Faccio la sacca di sangue come quel bruttissimo film schifoso, orribile film di merda. Aspetta, è successo qualcosa, stanno piovendo. Ciao Alessandro. Sta piovendo sangue. Non hai parlato dei soldi. Sì, ho parlato dei soldi, ma tu non hai ascoltato. Ah, davvero, stai scherzando? Questo ti costerà 5 euro. Ciao Alessandro. Ah, ecco, vedi.
Mi avete narcotizzato per non farmelo sentire. Stavamo dicendo che Manto è il master. Allora, Manto è il master. Manto vi spiegherà qualche leve modifica di regole fondamentali per poterci seguire passando da maschere e da requiem. Esatto, è il motivo per cui queste puntate saranno tutte con il nome in latino, perché sono pezzi del requiem di Mozart. Oh, che bello. Io in effetti stavo pensando al momento in cui passiamo a licantropi, mettiamo su invece le musiche degli indiani d'America. Io pensavo che avessi messo, perché le scritte, no, in latino, per quanto è comprensibile le scritte sul manuale. Madonna, quanto, ragazzi, sono comprensibili. Bello il font, bello. Bello sti cazzi. Bel font. Bello. Bel font di, come del, il Gelli. Se quelli di vampiri writing vogliono sponsorizzare, è bello il font. Sì, assolutamente sì. Se no è avete bello. Bene. Se no è bello. Se no è bello. Ed è bello perché, sentite, a prescindere, non è molto radiofonico dire bello e bello, però si capisce comunque lo stesso, capire. Si capisce. Tanto quelli della White Wolf mica guardano i video su YouTube, no? Sentono al massimo solo il podcast. Quindi non sanno la differenza tra bello e bello. Credo che la sappiano lo stesso. Bello è bello e soprattutto allineato a destra. Ma soprattutto bello in modo assurdo. Non è bello ciò che è bello. Ma è bello ciò che è manto. Vai avanti. Comunque, allora, Requiem è la nuova incarnazione della Masquerade, sostanzialmente. Nella versione 2003, in buona sostanza, è stata quella che abbiamo fatto D&D tra la 2.5 e la 3. Ok. Quindi l'idea di fondo più o meno è simile, si passa leggermente a un sistema di regole un pochino diverso. Intendevi fra la 3 e la 3.5? No, è una cosa strana. In realtà potrebbe essere tra la 3 e la 3.75. Ah, cioè, ok. 3 e 3 e mezzo non cambia quasi niente. No, ma soprattutto la 2 e mezzo non esiste. La 3 e la 3.5. Ah, è vero, Advanced. Okay. Certo. Beh, tra la terza edizione di D&D e la 3.5 di Cyberpunk cambia un sacco di roba. Per esempio. Davvero. Comunque, rimaniamo con i nostri fedeli da D&D 10. Siamo lì. Cosa cambia? In linea di regole basta, facciamo semplice. Cambia il fatto che adesso non esiste un livello di difficoltà, qualsiasi tiro di dado sopra l'8 è un successo, okay. Punto. Il 10 si ritira e si ritira all'infinito in teoria. L'1 non annulla nessun successo, tranne nel mio caso. Tranne nel suo caso, oppure se a un certo punto, per qualche motivo, voi finite a dover tirare 0 dadi, avete un tiro di opportunità in cui tirate un dado. In quel caso si può tirare, si può fare uno, ed esiste il fallimento critico. Quello è il fumble. Il fumble è quando con un solo dado fate uno. Ah, io pensavo che il fumble fosse, anche se gli uno non annullano gli insuccessi, se in un qualsiasi tiro il numero di uno superasse il numero di successi. No. Ah, figo, d'accordo. Quindi quasi... in realtà è rarissimo fare schifo. Ok. A meno che non hai tutti uno degli attributi, tipo me. Anche. Non è vero, hai uno degli attributi. Però nel tuo caso non è un tiro di opportunità. Tiro di opportunità è quando tu in teoria il totale di dadi che tiri è 0. Ma ci sarà qualcosa che ti dà delle penalità? Ci sono le penalità, perché come dicevo prima, come per D&D, qua è diventata quella del io do i più 2, i meno 2 a seconda della situazione e dell'occasione. E chiedono se reintroduciamo la sanità mentale anche in un sistema che di suo non lo prevede esattamente, ma in realtà ci sono le alienazioni. E nel nuovo mondo di Terra le alienazioni si usano parecchio, scattano spesso e volentieri, quindi ci sono. Tipo Claudio con la telecamera e la roba dell'ufficio. Io, esatto, infatti il mio personaggio parte con già un'alienazione, perché mi sono portato avanti. Io tutti i PNG che ho fatto hanno delle alienazioni, quindi va bene. Il mio vicino, no, prima, non prima che sparisca scritte dalla chat, sì, Wilson dice giustamente: tutti i vampiri della Camarilla sono sacche di sangue e ce li hanno piazzati gli antidiluviani per avere qualcosa da mangiare quando si sveglieranno. Anche tutto sommato è vero, sì, ma non andiamo dark così subito all'inizio puntata. Siamo in mondo di tenebra. Poi, con la E, altre indicazioni a livello di regole. Cosa cambia di grosso? È utile inizialmente da sapere, a parte il fatto che i clan sono diminuiti, sono 5 di base. Poi ci sono le linee di sangue sono come le sottorazze di D&D. Cioè, possiamo fare tanto semplice, hanno dei requisiti di entrata e poi ti danno dei bonus in più. Scusa Claudio, ma quanto Stremus est Futurus? Non è di O Fortuna? No, è del requisito. C'è anche in O Fortuna. Possibile, vuol dire quanto fa paura il futuro. Come anche con Futactis Maledictis, c'è un po', esatto, dappertutto. Ora Rex Tremende Maiestatis, c'è un po' dappertutto. Anche ora è pronobile, però... Questo è vero. Ci sono le congreghe noi tendenzialmente non le useremo tanto, però era un sistema per gestire la società dei dannati. La Camarilla non esiste più, anche se esistono le regole base della Camarilla. Povero Dante, l'aveva fondata. È esistita. Onore per la madre, ricordate di santificare le feste. Nella storia di Requiem è esistita, si racconta che nel passato ci sia stata.
ma siccome la memoria dei dannati è un po' una memoria di merda, pensano che sia stato soltanto durante l'antica Roma. Allora, questo manuale è molto ben incisato. Le regole quindi sono rimaste quelle del dobbiamo rimanere nascosti, non dobbiamo creare progenie e il, non bisogna fare a meno che non chissà sei perché, autorizzato, no? Sempre. Anche autorizzato in teoria non dovresti. Più se più qualcuno di potente ti autorizza, più diciamo che è difficile che qualcuno ti faccia una caccia di sangue addosso. Per il semplice fatto che non vogliono rompere i coglioni allora. Però è più grave rispetto a prima. Diciamo che tendenzialmente se fai diablerie è caccia di sangue diretta. Sì. Ok, ma quello anche prima. Infatti. No, se il principe non lo diceva, no, perché solo il principe poteva ingerire la caccia di sangue. Mentre invece adesso ti vengono a prendere. Perché qui è in teoria il principe che indice caccia di sangue, ma c'è un sistema un po' politico grosso, per cui... anche altri. Anche altri. C'è il sistema dei sottofeudi, mettiamola così. Che noi non faremo perché non abbiamo voglia di passare a fare risico con vampiri. O Ars Magica. O Ars Magica, ecco appunto. Fattore di facilità di Ars Magica, di semplicità, molto alto. Altre passaggini di regole. Come si usa il sangue? Che cambia abbastanza la vita. La vita. Cambia anche la vita, come si usa la vita. In tutti i sensi. La vite... Vite, morti, Saharimo. Per essere sicuri. Oh. È la bontà che si gusta ogni tanto. No, era Arimo. Allora. Sì? No, era... L'ho usata in una campagna di D&D, dicevo, l'ho trovata su internet. Era vita, mortis, e poi tipo chiedo, adesso però devo ricordarmelo. Se le voci nella testa lo sanno, ce lo dico. Comunque, la spesa di vitae sì. È un'azione istintiva, quindi non occupa nessuno slot di azione. Dovrebbe essere careo, comunque. Cara. Serve per svegliarsi, come prima, simulare la vita come prima. Ogni punto vitae che spendete... Per quel turno in cui lo spendete, vi dà più 2 a un attributo fisico. Fico. Però solo per quel turno lì. Ma in maniera aggiuntiva? Spendere. Aggiuntiva. Fico. A X. Cioè puoi andare su quanto vuoi, non c'è limite, non c'è tetto e vai. E salutiamo Walter che ci ascolta in diretta. Ciao! Ciao Walter. Ciao Walter. Con un punto vite puoi risanare... La domanda che mi stai facendo prima. Puoi risanare 2 danni contundenti, anche perfetto. Questa è un'azione gratuita. Oppure un danno letale. Perché i danni adesso sono contundenti, letali aggravati. Lo erano anche prima, ma era... Ma i danni contundenti insegnare. Adesso li conta anche se ti do una spadata? No, la spadata è direttamente letale. I contundenti sono tutto quello che... Cioè, ti piglio a pugni... Quello oppure il perforante. Un pugnale? È letale. Quindi il pugnale fa più male sui vampiri rispetto che... Sì. Fa meno quantità di una danni. Pistola. A livello teorico una pistola ti fa una tira un sacco di... Puoi tirare molti più danni e fa più male. Allora... Se tu in un solo turno fai il giro della tabellina della salute, arrivi già a aver fatto letale. Allora, mettiamola così. Il discorso è che i danni contundenti si distinguono dai danni letali non nel merito del fatto che sono contundenti per tutti o letali per tutti. Se io sparo a un mortale, per lui è un danno letale, non contundente. Perché per un vampiro è un danno contundente? Perché il proiettile lo passa, il foro d'uscita è piccolo e dato che lui non è morto, non è particolarmente danneggiato. Con un pugnale ti apro la pancia, ok? Quando cominciano ad essere letali i danni... Quando te ne ha fatti tanti. Quando te ne ha fatti tanti. Infatti, per esempio, se non mi ricordo male, forse non è così, ma mi ricordo in Masquerade, i danni dello shotgun erano direttamente aggravati. E forse i danni dello shotgun qua potrebbero essere letali invece che contundenti. Sì, perché? Perché ti aprono in due come una mela. Okay. Potrebbe essere. Detto questo, l'altra cosa è invece 5 punti vita e puoi risanare un danno aggravato in 2 notti. Sta fungia. Perché se sei umano, oppure se sei comunque normale, non li risani così, la sfiga diventa che un danno contundente ci metti 15 minuti, ecco. Un danno letale ci metti una settimana. Beh. E un aggravato ci metti da 1-2 mesi. Giustamente, perché se sei un essere umano... Quindi... Con calma e pazienza. Vedo che Pietro è già entrato nello spirito anni 80. Ganzo, ti dico ganzo Pietro. Io vorrei solo far notare che sullo schermo noi abbiamo una serie di parole giovanili degli anni 80 di ricordo. Grande, sei troppo giusto, sei Pietro. Giusto, sono un gatto. La aggiungo giusto per comodità, visto che nel questo insieme la volontà. La volontà, l'altra cosa, qua si recupera più facilmente, non è come prima che devi piangere lacrime e sangue, lo recuperi dormendo, oppure assecondando una virtù, okay. O in teoria assecondando resistendo a un pro, a una, qua dice difetto, in realtà più che difetto, resistendo a un vizio. Ok, perfetto. Quindi in teoria si recupera. La volontà si può spendere al massimo 1 per turno, aumenta di 3 i dadi da lanciare per una determinata azione.
Se si tratta di un tiro su fermezza, costituzione, autocontrollo o difesa, si aumenta soltanto di 2. D'accordo. Però vabbè, basta. Queste qua sono le cose più o meno fondamentali. L'altra cosa che cambia di grosso è un... In teoria i vampiri tra loro si riconoscono. Sono delle bestie e quindi sentono l'odore dell'altra bestia e come tra due predatori devono decidere chi è il più forte. Quindi se tu sei più debole dell'altro, ti caghi sotto e in teoria puoi essere spaventato tanto da entrare in frenesia e scappare. Se sei più forte, ti puoi entrare in frenesia perché vuoi massacrarlo di botte per fargli capire. Quindi in ogni caso entri in frenesia. Yes. No, non è detto. Devi stare, devi fare un tiro in teoria per non entrare in frenesia. E comunque, si può cavalcare l'onda. E volevo deludere direttamente Walter Menga, non possiamo scommettere sull'Italia nell'82 perché iniziamo nell'83. Quindi purtroppo. A proposito, io comprando delle azioni della Apple, però grapple. Volevo dirti una cosa, sì, a riguardo di quello che hai appena detto. Perché allora il mio personaggio ha un certo punteggio in oscurazione, e questo significa che, appunto, in qualche modo questo marchio del cacciatore non influisce. Ma non è vero che non c'è. Io sono invisibile al marchio del cacciatore, ma lo subisco. Quindi se io sono davanti a un anziano, a un vampiro molto antico, io mi cago sotto, lui mi vede come un umano e non gli scatta questa cosa. Però io lo subisco, semplicemente sono invisibile al marchio del cacciatore. Giusto, esattamente. Perché l'ho letto, volevo dirtelo altrimenti. No, è giusto, giusto. Ora, direi che più o meno a grandi linee le macro regole più o meno differenti, quelle che servono, sì, sono queste, perché sennò veramente c'è una quantità. Poi vabbè, sono cambiati i clan, bla bla, però sì, ma è pieno. Ma non il mio. praticamente. Non è Ravnos, per tutti lo diciamo. Ah no, ecco, purtroppo non esistono più Ravnos. Anche perché ricaricando... Anche perché ricaricandosi la volontà in questo modo diventava una piaga incontrollabile. Esatto. Allora, entriamo un attimino più invece nelle premesse di questa storia. Cosa è successo dagli ultimi avvenimenti che abbiamo narrato nell'ultima puntata? Abbiamo i vampiri che si sono un po', come dire, rincoglioniti all'inizio, perché avendo i serpenti hanno cancellato la loro memoria a grandi linee. Questo li ha lasciati comunque con i loro poteri. E delle persone con dei grossi poteri, ma senza un cazzo di senso di responsabilità, fanno danni. Quindi sono stati più o meno identificati dagli esseri umani, si sono palesati. Ovviamente gli esseri umani, per nascondere il terrore alla loro mente, hanno trovato un modo per ripararsi. Quindi più erano villici, come si suol dire, meno se ne ricordavano. Più erano dalla volontà forte, più se ne sono ricordati. Coloro che se ne sono ricordati hanno cominciato a dar la caccia ai vampiri. Questo ha portato pian piano i governi a cominciare azioni più massicce contro i vampiri, cercando di non sconvolgere la popolazione. E allora pian piano arriviamo alla Prima Guerra Mondiale. Una gran bella scusa per far finta di dispiegare le forze e fare una gran lotta tra gli stati, quando in realtà era un caccia al vampiro. Poveri vampiri. Arriviamo alla Seconda Guerra Mondiale. Buonasera, Rodolfo. Rodolfo. Buonasera. No, voce. Ah, oh, bello. Seconda guerra mondiale, i vampiri venivano presi, deportati nei campi di concentramento, gli venivano tolti i denti, venivano bruciati e tutti quanti dicevano sono gli ebrei. In realtà erano vampiri. Alcuni erano vampiri ebrei, tra l'altro. Sì, infatti. fino alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale in Giappone, dove in Giappone i vampiri erano riusciti a farsi proclamare come imperatori. Ah, quindi ci hanno piazzato l'atomica. Ci hanno piazzato le atomiche perché lì stavano facendo un grosso contingente vampirico per combattere. Da lì in poi i vampiri hanno cominciato a capire che nonostante la loro memoria fosse confusa, che come un pochino in un sogno riguardo agli anni precedenti al morso dei serpenti, hanno deciso di riunirsi in piccoli gruppi, pian piano si sono riuniti in clan, hanno fondato le congreghe, sono rimasti in quattro gatti, ma stanno cercando di operare un po' più sotto copertura e hanno cominciato a ridarsi qualche regola, che sono le tre tradizioni che vanno rispettate. Al contadino non far sapere quanto è buono il mortale con le pere, esatto, e quelle altre due che non si ricorda mai nessuno, certo. Quindi hanno cominciato a stare un attimo più attenti. Ricordati di bagnare di sangue le feste. Esatto. Bella, mi piace. E onora il... il tuo sire. E adesso c'è la guerra fredda. E sua madre. La guerra fredda è una fase in cui gli umani sono abbastanza convinti di aver annichilito la maggior parte dei vampiri, un po' perché davvero lo hanno fatto, e un po' perché i vampiri hanno cominciato a stare un po' più... schisci e farsi furbi. Esatto. Siamo nell'83, il 20 dicembre,
a Milano, e Milano nella fattispecie è governata da un consiglio cittadino che se ne frega abbastanza di come viene gestita la città dagli altri vampiri, se non che non devono mostrarsi troppo. Il principe nella fattispecie viene chiamato il tiranno, ma nessuno sa chi è. Va a giro soltanto uno sceriffo e alcuni suoi consiglieri più fidati. Voi siete qui in realtà nell'insieme assieme da poco più di 3-4 mesi, non di più. E io a questo punto in realtà farei raccontare un po' di voi e poi vi direi cosa state facendo in questo Ciao punto. Marco. Quindi, ciao Marco. A voi. Il mio nome è Fuketsuna, che Fuketsuna vuol dire lo sporco. Fuketsuna. Sono uno sferato giapponese. Che strano. L'avete già sentito? Ma questa volta veramente. Questa volta veramente. Davvero. O forse no. Forse no. Tan tan tan. Sono un Buraklin. E sono andato via dal Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché in Giappone i vampiri erano adorati come semidivinità, perché l'imperatore sì. era un vampiro. Sì. Quando c'è stata la bomba atomica ho detto, sai che c'è? Qua mi hanno sempre però trattato un po' male, perché per quanto i vampiri fossero visti come delle semidivinità, i Burakumin erano quelli che mettevano a posto i cadaveri. Ah, bello. Quindi una cosa impura, quindi erano l'ultimo gradino della sti società. Cazzi. E ho detto, sai che c'è, io me ne vado, faccio un bel giro in Europa, non mi becco dell'atomica in perché testa. Anche se, anche se ci considerano un dio in Giappone, qualcuno deve comunque sucare. Esatto. Essendo vampiri. E soprattutto non c'è ancora Salvini, quindi potevi venire. Suggeriscono un Francilla e Cainita a non mettere le dita. E Milano da bere. Una Milano da bere. Siamo lanciati. Il titolo è Est, ma il futuro, quello che è. Esatto. Però ma il sottotitolo è una Milano da bere. Bello, complimenti. Fuketsuna è un serial killer, nel senso che quando è arrivato in Europa i vampiri erano un po' più nascosti di quanto lo fossero in Giappone, e quindi si è dato alla pazza gioia. Uh-huh. È diventato un serial killer, e in particolare è diventato un serial killer. Poi dicono che vengono gli immigrati qua, ci rubano il lavoro che è quello del serial killer. Esatto. E invece vedi, ha un solo occhio, perché io mi chiamo One Eye, quindi tutti i miei personaggi hanno un solo occhio. Un po' come quelli di Manto, che sono senza un braccio, una gamba. Esatto. Però non a partenza. E ha un solo occhio perché a un certo punto nelle sue discipline ha imparato un nuovo livello. Occhio della tigre. Un nuovo livello di Getsumei, che è una disciplina specifica dei Burakumi. Non barese, giapponese. Non è Getsumei. Getsumei. Come sti cazzi. In cui puoi prendere l'occhio di qualcuno e in teoria vedere gli ultimi istanti di vita, ma se te lo infili al posto del tuo occhio vivi gli ultimi istanti di vita come se fossi quella persona. E quindi lui passa le notti andando in cerca di una preda, spaventandola, uccidendola, prendendo il suo occhio, ma uccidendola nel momento, cioè la cosa peggiore, nel momento della morte. Sì, la uccide, prende il suo occhio e rivive gli ultimi istanti della vittima. Si droga con l'agonia. Esatto. Degli altri. Esattamente. Che cosa cattivissima. You are fucked up in the end. Okay. È molto annoiato. Ok. Voglio una serie di non è una giustificazione. Ero molto annoiato, quindi ho cominciato a uccidere persone vivendo la loro morte. Questo è tipo Dexter vietato minore. Sì, però. Esatto. La cosa più interessante però è che ho una specializzazione in un'abilità che è intimidire. Okay. E la mia specializzazione è conflitto di sguardi. Era samurai. Era una specializzazione nel manuale, ho detto. Perfetto. La voglio. Bello, bello. Parto con umanità più e bassa. E cosa ci fai a Milano, appunto, perché ti diverti e non nessuno ti rompe le balle. Sì, ogni 5-6 anni cambio città, sono stato in altri stati dell'Europa, adesso sono a Milano. Beh, giustamente, perché no? È pieno di baiuscia. Con cui divertirsi. Fantastico, prego. Il mio personaggio si chiama Ikram Severino Zlatan Nezumi Anton XII. Certo. Fa parte, come si può capire dal nome, della famiglia dei Malkavi, o Malkovian, come si chiamano ora. Lui è a Milano perché vuole contribuire alla crescita di un culto che ha fondato, il culto del serpente. E il suo scopo è, per lui i vampiri, è una specie di buddismo, per lui i vampiri sono la reincarnazione suprema. Dopo i vampiri si può raggiungere o Golconda, oppure in realtà uscire dal grande sogno del serpente. Ok. Che è una specie di Matrix per lui. Lui pensa di vivere in un sogno. E il suo scopo è, appunto, sia insegnare ai vampiri e ai mortali qual è la via giusta, la via della purezza e la via per uscire dal sogno del serpente.
Ah, wow, sei un testimone di... La rettore è chiaramente una vostra adepta. Cobra! Cobra non è un serpente. Sì, chiaramente sì. È una delle mie adepte preferite. È del 1981, ci sta perfettamente. Perfetto, perfetto. Comunque, per gli amici, il mio personaggio è Iznad. Iznad. Non ce la farò mai. Potrebbe essere, sì, perché sembra anche il tu hai scelto questo nome pensando che magari Simone tornerà a giocare prima o poi e pregusti. E niente, perché in realtà adesso è un vampiro abbastanza tranquillo, non è un serial killer, non uccide la gente, ha una sua piccola, diciamo, particolarità un po' mentale, diciamo, paragonabile al serial killer, perché causa danni ma lui non vuole farlo. Lui è in grado di possedere la gente, di spostare la sua anima dentro il corpo di un mortale. Uh-huh. E lui quindi ogni tanto vive la vita di altre persone. Che bello. Cercando di aiutarle però nella loro vita. Quantum Leap. O una versione molto evoluta di Second Life. Cerca di aiutare le persone e ovviamente la possessione di solito li lascia con traumi molto più gravi. Però fa tutto parte dell'esperienza per uscire dal grande sogno del serpente. Ma domanda, poi, cioè nel senso, in effetti tu lo fai con la tua mente deviata di vampiro e quindi in realtà gli distruggi la vita? Oppure comunque a volte li aiuti, però l'esperienza... No, diciamo che di base li aiuta, ad esempio c'è uno che mi sto tenendo da parte da un po', che sto seguendo, che fa il barista. Ok. E lui l'ha aiutato a conquistare una donna, dominandola mentalmente con comando, cambiandole i ricordi con mesmerismo. Oh, ok, perfetto. Beh, come si conquistano le donne normalmente? Cancellandole certo. Poi il giorno dopo gli errori che faceva lui quando era lui, perché lui ovviamente fa degli errori con una donna e lui gli cancellava la memoria a lei. Ovviamente tutto questo lasciava sia lui ma più che altro le persone intorno alla persona posseduta con serie turbe. Sì, comunque dovevo dire a Mario, non ho detto Greta Garbo, ho detto Bello Sguardo. E non ha detto, e non ci, no, non ci riferivamo neanche al tuo Dexter. Il Malcavo pensa di essere un personaggio di un GDR? No, quello era Robert, al gioco che non abbiamo giocato. Numenera. Quale Numenera? Cosa? Numenera. Comunque basta, poi il resto si vedrà. Perfetto. Allora, Draco Starevich. Draco Starevich, che ho scoperto con gioia essere un nome che in Serbia si usa per davvero, quindi ho detto perché non scegliere questo che è facile e memorabile. Draco Starevich è stato un militante è nato e cresciuto in Serbia e la sua vita è stata una vita dedicata all'esercito. Cosa che Fortunello gli ha riservato un posto in prima fila durante la prima guerra mondiale. Che culo. È successo, peraltro storicamente diciamo che è partita da lì, quindi probabilmente i vampiri lì sono stati quelli che hanno fatto più casino. Lui non soltanto è sempre stato un tiratore provetto, ma ha anche ha avuto una propensione per l'intelligence, è sempre stata una buona spia ed è una persona che è ossessionata da vedere le cose per come sono. Quindi, durante la prima guerra mondiale, ha scoperto dell'esistenza dei vampiri e ha cominciato la sua crociata personale contro i vampiri. E dopo, del fuoco amico, lo ha colpito a morte. E da chi è stato salvato? Oh, da un vampiro che se l'era preso in buona. Quindi il suo corpo di valori è un po' cambiato. Ha fatto un po' di tempo sotto il tutoraggio di questo vampiro che gli ha insegnato a utilizzare la forza del suo sangue, e questo vampiro lo ha istruito sul fatto che noi figli di Caino, anzi non è neanche vero perché non sappiamo di essere figli di Caino, noi non morti, non siamo quello che pensiamo di essere, c'è una verità che ci siamo dimenticati e in qualche modo la dobbiamo riscoprire. Lui, quantomeno, Draco, è convinto di volerla riscoprire. Quindi, ossessionato da questa verità, sta viaggiando per il mondo cercando di capirci qualcosa di più. Ovviamente, lo fa come lo farebbe... Cioè, vive la giornata come vivrebbe un vampiro. Quindi, per guadagnarsi il pane, cosa fa? L'assassino. E poi si lamentano di me, no? Nel senso, ma i vampiri sono noti per quella caratteristica che loro si elevano dicendo no, ma sono nobile, io faccio delle cose per bene, non come quella bestia lì.
e poi quella bestia fa le stesse cose, sì, come l'ipocrisia. Allora, io sono... So ammazzare la gente. Sapevo ammazzare la gente anche quando ero vivo, d'accordo? Quindi adesso, da non morto, sto tirando a campare così. Ha semplicemente continuato a farlo. C'è da dire una cosa. Io adesso... Io ho un dualismo. Cioè, nel senso, sono, se mi, ho un principio di schizofrenia nella testa. Benvenuto nel gruppo. Strano, che aver, nel senso, ci avete chiesto le allineazioni mentali. Cioè, un folle, un serial killer psicopatico, megalomane. Megalomane e un dissociato mentale. Perché? Perché io... dico perché sono tutti quanti matti, però io mi sono convinto che in realtà gli esseri umani siano peggiori dei vampiri, perché gli esseri umani comunque non riescono a raccontarsi la verità, si sono obnubilati da soli, e io nell'esercito mi sono reso conto di aver subito una specie di lavaggio del cervello, mentre in qualche modo il vampiro che mi ha salvato, tra virgolette, è quello che mi ha fatto vedere la verità, e quindi io sono convinto che i vampiri siano meglio degli esseri umani. Cioè, Ermeio, devi entrare nel mio culto. Io sono arrivato a Milano perché ho sentito di qualcuno che nessuno ascolta, un pazzo scellerato che sta parlando dell'origine dei vampiri e nessuno lo caga. Io non parto dal presupposto che tu abbia ragione, ma voglio sentire la tua campana, perché ho imparato che la verità si trova nei posti più inaspettati. Quindi sono arrivato a Milano dalla Serbia per questo motivo qui. Notare che in realtà al giorno d'oggi, quindi nell'83, i vampiri si muovono un po' meno in allegria rispetto a una volta, che già infatti si muovevano poco. Perché è vero, le città sono più grandi, c'è più periferia, riescono a non dover stare in mezzo alla campagna, però ci sono anche più possibilità di essere beccati e comunque, come dicevo... Però ci sono i voli notturni. Ci sono i voli notturni. C'è la metropolitana. C'è la metropolitana, ti puoi muovere per certe cose, ma i voli notturni sono un po' pericolosi perché... Se ritarda? A parte che si ritarda. Esatto. Se rimane bloccato. Difesa del rifugio consacrato, no, non c'è più, non ci sono i tremer. Già, è un po' un problema, e in più aggiungici il fatto che... Da certi punti di vista siamo tipo post 11 settembre, controlli aerei sono un po' e comunque esattamente come dice Luca, Manto Master e PG tutti pazzi, perché ci siamo premuniti. Io non ho fatto niente, appunto, non... perché tanto sapevamo come andava a finire, tanto valeva. Cos'altro vi posso dire? Fare l'assassino prezzolato paga un sacco, soprattutto se sei un vampiro e quindi sei portato alla cosa, e di conseguenza quindi se sono... state scegliendo l'università, lasciate perdere. Esatto, lasciate perdere. Sono schifosamente... Se riuscite a diventare un vampiro killer, fatelo. Questo mi rende schifosamente ricco, anche se comunque non mi concedo chissà quali lussi, più che altro ciò che mi serve per andare avanti e continuare la mia missione personale. Amo nutrirmi di tutti quei mortali, di tutti, politicanti, tutto, di tutti, tutto, di tutto. Come si dice, presentatori televisivi, chiunque tenda a confondere le acque più che a chiarire la verità. Ok, non... ce l'hai con Gerry Scotti, per esempio. Il pranzo è servito. Esatto. Basta. Io direi ho una basta cosa da dire sul Nosferatu che avevo dimenticato. I Nosferatu in Requiem non sono più come i Nosferatu in Masquerade, che devono essere per forza brutti. Devono metterti a disagio. Devono essere sgradevoli. Devono essere sgradevoli. Il mio è una persona perfettamente media di faccia, a parte che ha un occhio solo. Ma uno puzza di morte. Ok. Perché? Bene. Vorrai mica. E poi ti dà quel senso di avere di fronte... Cioè, lo capisci che è pazzo quando lo vedi. E ti mette a disagio per come ti guarda, perché la sua sola presenza... ti fa capire che è meglio se ti levi velocemente da lì. Ah, giusto, non ho detto una cosa, che pirla. Sono un Mechat, uno dei clan nuovi di Requiem. Ah, giusto, io sono un Ventru con linea di sangue Malkavian. Giusto? Certo. Malkavian, vabbè. Praticamente abbiamo due linee di sangue e un clan puro. È un clan puro, che sono io, sono il Mechat. Voi, al contrario, a una prima occhiata, non mi riconoscete come vampiro. Perché non sentite la presenza del marchio del cacciatore su di me. Ok. Anche se boh. Ma noi ci conosciamo, ci siamo già conosciuti e ci conosciamo. Voi vi conoscete già e dunque. Sì, voi vi siete conosciuti appunto qualche mese fa, non tanto. Perché più o meno contemporaneamente Sporco e Draco. Fukezuna, sì, ce la farò, l'ho anche scritto. Fukezuna e Draco sono arrivati a Milano. Fukezuna comunque non ha rifugi, sta girovagando, e tendenzialmente c'è questa regola non scritta per cui quando arrivi in una città cerchi gente del tuo clan e loro vogliono darti una mano. Okay.
cioè vogliono, sono obbligati a darti per un po' una mano. In teoria ci sarebbe una regoletta che sarebbe quella di presentarsi al sire della... principe. Al principe. Ma insomma, di cazzo sia. Al principe. Ma qua il principe non si fa vedere, quindi al lato pratico vi siete presentati al... ai primogeniti? No, al vice sceriffo. Allo sceriffo, sì. No, vice. Ah, vice sceriffo. Neanche allo sceriffo. No, neanche allo sceriffo. Il sceriffo era in giro. Chi è il vice sceriffo? Il vice sceriffo è c'avevo il foglietto da qualche parte. È Terence. Ah, non è un problema. Non mi interessa perché. No, no, te lo dico chi è il vice sceriffo. Si chiama Giovanni. Ah, oh, porca. Ok. Però è vice. Non fai incazzare il vice sceriffo. E lì sei stato indirizzato gentilmente dai Nosferatu. Draco, arrivato invece, è andato alla ricerca di altri Mechat. Di Is. Ah, quello di Masakatsu Katsura. Ah, ok, perdonami. No, no, di Iz. Di Izumi. Ah, giusto, giusto. Iznad. 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 Già, ragazzi. Se vuoi che puoi chiamarmi per esteso. No. Ikram, Severino, Zlatan e Zumi Anton, dodicesimo. Non ce la farò mai. Iznad andrà bene. Se poi hai parlato con me, quel dodicesimo cambia. Ok. Una volta è terzo, una volta è quattordicesimo. Ok. E... siete più o meno tutti quanti adesso in questi mesi, le avete passati nel covo dei tre, sono tre i primogeniti del Nosferatu qui, uh-huh. E sono i tre storpi. Ah, ok. A voi non dice un cazzo la cosa? No. Ma sono tre tizi storpi? Sì. Sono tre Nosferatu storpi, uno è il Monco, che non ha tutte e due le mani. Che è il PG di Manto, evidentemente. Esatto. L'altro è l'Enfio. Che è come se fosse gonfio di acqua, un obeso pieno di acqua. Ripete i mostri, quelli che uscivano i serpenti di Diablo? Sì. Quando esplodevano quelli. E l'altro è l'arso, invece, che sembra un uomo bruciato vivo. Sono brutti persino per gli standard dei Nosferatu. Sì. Esatto, parecchio brutti. Quindi, infatti, il vice sceriffo ha detto: andate da loro, tranquilli. Quindi, Nosferatu sono abbastanza in alto nel punto politico. No, sono abbastanza in basso. Ah, ok. Beccatevi voi queste rogne. Ma io che sono a Mediolanum invece da anni? Sei da anni e sei assieme ai tre storpi. E loro sono il resto della tua congrega. Ok, li ho convinti. Loro sono abbastanza convinti anche quando, soprattutto quando sei arrivato con gli hai detto che li conoscevo già. Gli hai detto li conoscevi già, tiri già fatto il tatuaggio sulla fronte. Beh, io ho un tatuaggio sulla fronte di un serpente, però sotto si intravede una cicatrice vecchia, molto vecchia, che sembra quasi una specie di marchio, però la parte superiore sembra quasi una spada infilata in un cranio. E sopra c'è tatuato sopra quasi a coprirla un serpente. Esatto, e sei andato da loro e quando hai cominciato a raccontargli questa cosa che ti ricordavi i serpenti, che c'era una spada che ti ha rotto l'anima e quant'altro, loro mi ha illuminato. Ti hanno preso un po' per matto, perché comunque... Strano, allora, di che clan sei? Markovian, ottimo, ti hanno preso un po' per matto, però hai stimolato qualche loro ricordo, perché non è che i ricordi siano completamente scomparsi, sono il sogno al risveglio, cioè hai qualche cosina. E loro si ricordavano di essersi impuntati su questa spada, che era importante, che c'era qualcosa, e vogliono riuscire a ritrovarla. Quantomeno vogliono riuscire a capire che cosa fosse. E quindi stai con loro, perché loro ti danno corda. E nel frattempo cercano informazioni, e così Draco vi ha raggiunti, e è lì con loro, sta cercando un pochino di informazioni. Ah, bene. Nel mentre, invece, a Fukushima. Bello, un bel nome! Se vuoi cambio in Fukushima. Ci sta. Sai, d'altra parte, non è che sei proprio... Cosa vuol dire? Non è lo sporco, è l'esploso. Esatto. Fukushima gli sta comodo, perché allora non gliene frega niente di avere lì qualcun altro. Lui gira, si arrangia, non fa danni. Ha sempre dato l'idea di essere uno che se c'è bisogno mena le mani. Volentieri anche. Allora, anzi, ogni tanto sono loro che dicono: scusa, potresti andare a prendere quello, però non ucciderlo.
capita raramente. E quello lo faccio un po' controvoglia. Però sai, lo fai, c'avrà una famiglia poi quello, no? Tu vai lì, prendi lui, glielo porti, e nel frattempo prendi la famiglia e ci fai due giochetti. Ed è però è il suo pagare l'alloggio, in fin dei conti. Invece con te si divertono, perché con Draco si divertono, perché sostanzialmente è quella cosa del ma ne sai trovare un po' di informazione, non è che mi paghi, certo, e ammazza. E quelle cose lì. Questa sera è cominciata da poco. Tu, Is, sei riuscito a prendere di nuovo il controllo del tuo solito barista. Il barista in questo periodo, Francesco. Tu sai che è Francesco, va bene, ok. E sei lì che stai servendo i tuoi cocktail, altre cose, cerchi di convincere gente, ma no, ma perché ti devi sbronzare, guarda che se raggiungi l'illuminazione è meglio. Vai un po' su questo andazzo qua e sei lì tranquillo. Sto anche imparando a fare il barista, perché ovviamente io non ho le conoscenze di chi possiedo, quindi no, spacco infatti, bicchieri, lancio la roba in bottiglia, giro. Spacco bicchieri, amato famiglia. Possiedi dopo che lavora da un po'. In questo modo la gente è già ubriaca e si accorge di me. Fukushima. Sì, vabbè. Fu. Siccome immobile, giustamente, dato il mortal sospiro. Sei a caccia. In giro. E invece Draco sta assistendo i tre storpi durante un tranquillo interrogatorio del venerdì sera. Ah, perfetto, nessun problema. C'ho specializzazioni in interrogarli. Io sto cercando di spacciare come nuovo drink di tendenza il Bloody Mary. Ok, hai quasi finito le Marie qua a Milano, però dovresti trovarne ancora un po' se cerchi meglio. Va bene. Io a questo punto approfitterei della cosa per far, come dire, una cosa che non abbiamo mai fatto in Vampiri, e cioè proviamo cos'è la caccia. Ah, bello. Bauchica, wow. Cioè non tirare da di forza. Colui che ha caccia fa il suo andare a cercare la vite. Bello, mi piace. Dai. E partiamo quindi da Claudio, che in questo momento è in caccia. Intanto, vabbè, tu ovviamente stai servendo da bere, sei in quella zona. Io se trovo qualcuno di... tipo non c'è nessuno che sta guardando, nessuno che mi tiene troppo d'occhio, voglio provare a qualcuno dei clienti a farlo tagliare in un bicchiere per metterglielo un po' nel drink, per far passare un drink, perché così poi mi nutro anch'io. Ok, tu quanti punti sangue hai al momento? 7. Va bene. Io ne ho 10. Sto andando a caccia per divertimento. Sì, infatti per quello l'ho fatto fare a te in questo momento. Tu no. Io sono nella tu merda. Tu, Draco, stai cominciando a sentire fame. Sì. Ma proprio fame. Eh sì. Perché questa è la terza. In teoria ci sono due step di affamato. Il primo comincia dai 4 punti sangue in giù. Il secondo, quando te ne rimane uno solo, resistere a qualsiasi idea di sangue, se uno comincia a raccontarti un film splatter, certo, o ti offrono dei Bloody Mary. Ma domanda, chi sto interrogando serve nel merito delle informazioni che ci dà e poi me lo posso magnà, oppure deve rimanere vivo? Ma soprattutto è un essere umano? È una vacca? Sì, è una vacca. Diciamo che ho un certo movente per finire questo interrogatorio abbastanza presto. Perfetto. Immaginavo. Ottimo, infatti. Niente, prego. Io invece, essendo ancora il 1983 ed essendo un giapponese di mezza età senza un occhio, vado a scegliere. Quanti anni c'hai fisicamente? Fisicamente una trentina. Minchia, mezza età, Cla. Cioè, negli anni 80, grazie. Negli anni 80. L'aspettativa di vita negli anni 80 erano 12 anni, non ti ricordi? No. Devi anche sapere un'altra cosa dei Burakumin. Più diventano potenti del sangue e partono già da 2, più sembrano dei vecchi incartapecoriti tipo Lo Pen. Quindi il mio corpo avrebbe 30 anni, però sembra che ne abbia. No, di vista, dico, uno che si vede pensa che se tu avessi potenza ne abbia almeno 60 o 70. Se tu avessi potenza del sangue 10 saresti quello di... Sei di... un leech. Potenza del sangue 10, un Burakumin è un leech, gli rimane praticamente solo lo scheletro e qualche brandello addosso. A 11 diventa quello di Prometheus, che è brutto il cazzo. Sembra un'arancia vivente. Mamma mia. Quindi il mio corpo avrebbe 30 anni, però ne dimostra 65-70, un vecchio tipo Lo Pen. Walter, quale Claudio? È perfetto per un serial killer. È fantastico.
E essendo nel 1983 ed essendoci ancora a Milano i cinema luci rosse, io cerco le mie vittime nei cinema luci rosse. Cerco il più disperato del gruppo, l'ultimo che se ne va dal cinema, e per mettergli un po' di tristezza, perché così è più divertente ucciderlo dopo. Quando esce dal cinema e io inizio a seguirlo senza cercare di nascondermi troppo, uso il secondo potere di incubo, che è spavento. Costa un punto vite. Ok. Ed è un tiro contrapposto di contrapposto ascendente più empatia più livello di incubo. Tu quanto hai incubo in generale? Due. No. Totale due? Due. Ok, più due. E contro autocontrollo. Primo tiro. Bella questa cosa che adesso il livello di disciplina si aggiunge ai tiri della disciplina. È abbastanza intelligente in realtà. Io sto tirando 8 dadi. Ok. Minchia. 1, 2, 3, 4, 5. E due esplodono. Ritiro i 2 10? Ritiro anche i 2 10. E nelle discipline di incubo il malus dei Nosferatu non conta. Bene. Sai perché? 5. Beh, 5 successi. Buono. A 2. Nessuno. Quindi è un successo. È successo, ma non eccezionale. Perché non ho fatto più di 5 successi. Ecco, la differenza è quando si superano i 5 successi in un singolo tiro, si ottiene un successo eccezionale ed è come se avessi fatto 20. Fai critico. Eccezionale, ma veramente. Solo se lo superi di 5 o se ne fai 5? Se è un tiro contrapposto. Te li toglie quelli. Te li tolgo. Ok. Mentre invece se tu lo... Se il tiro non è contrapposto, sei fatto 5-5. La cosa è che lui sente, inizia a sentire una pressione addosso, inizia a cagarsi sotto ma non sa esattamente perché, fino a che non mi vede che lo sto seguendo, e la cosa peggiora ancora, e ha un meno 2 di penalità a tutte le azioni. Sì. Non può spendere punti volontà per guadagnare dadi extra. E... per chiunque altro ci fosse nel giro di 12 metri, uguale. Però io tanto sono interessato solo a lui. Vedi, hai beccato questo tizio che ha una crocchia tipo da prete quasi. E un bel giubbotto di quelli gonfi tipo piumino, ma non... Il bomber, il bomber. Stavo descrivendolo. Ah, scusa. Ma sì, il bomber. Col bomber... intravedi sotto che tra l'altro ha una camicia che sembra quella alla coreana. È un po' strano, però. Ed è... lo vedi che si sta un po' sciogliendo e cerca di allontanarsi da te. Fa fatica perché... si guarda le spalle. Sta tremando. Vedi quando sei piccolo che vai in bagno e ci sono tutte le luci spente e stavi sognando che c'era una strega in casa. Ecco, una roba del genere. Ok. Quando si gira a guardarmi... gli faccio anche aspetto mostruoso. Va bene. Che non costa niente. E anche questo un tiro contrapposto. E io tiro presenza più intimidazione più il mio incubo. E lui tira solo autocontrollo. Non è che vada molto più là. Che bei tiri che sto facendo. L'ho fatto 0, quindi vedi un po' tu. 5. 2. Vabbè. È comunque un successo. Io quando si gira proprio tiro fuori i canini e mi si illuminano gli occhi con gli occhi della bestia. L'occhio. Esatto. Inizia a scappare spaventato dal mio aspetto. Caccia al panino. Demoni! E corre per un turno per ogni successo, quindi per 2 turni lui inizia a correre e io inizio a rincorrerlo. Tu la tua velocità quant'è? 11. Sono andato a cercare i vecchi apposta anche. Sì. Ti ricordo questo. Infatti lui ha velocità. Comunque volevo dire a Walter che mi sono dato della mezza età anch'io e a tutti noi qua, quindi non ti preoccupare. Ah, vabbè, lui sta zoppicando. In che zona siamo? Allora. Cinema luci rosse dietro Duomo. Io pensavo a Quarto Giaro. Quarto però... Giaro, ok. Beh, giustamente. Ci potrebbe stare. Sì, stiamo bypassando tutto quel concetto di Requiem. Non so bene il maschio di come fosse.
del una città è divisa in feudi, in territori. Se cacci nel territorio di un altro, l'altro ha il diritto di ucciderti. Vabbè, cioè, dipende da dipende tantissimo. È una cosa. No, no, proprio sono dogmatici. Vabbè, nel mio territorio è come la mafia, cioè nel mio territorio tu non spacci, quindi nel mio territorio tu non cacci. Puoi passare, se passi e ti becco, sono cazzi, dovresti passare, presentarti e poi andartene. Cioè, mamma mia, Alessandro Mucio Augusto, cosa mi hai ricordato? Si dirigerà sicuramente al primo Burghi, c'era il Burghi, c'era il allora, Burghi. Allora in Cordusio, vicino Cordusio, ce n'erano due. Alla memoria, va alla memoria dei paninari. Ce n'erano due, in Duomo c'era McDonald's Burghi e poi in Cordusio c'era l'altro Burghi. Comunque, correndo, lui sostanzialmente è una chiappa. Se vuoi fare un tiro di atletica... No, voglio fare un tiro di furtività per cercare di passare nei vicoli e arrivargli dall'altra parte correndo. Va bene. Tanto sai che stanno da Burghi. Boom. Esatto. Burghi. Due successi, due successi. Due successi, va bene così. Esco dal vicolo proprio mentre lui sta zoppicando correndo davanti e lo afferro per il culo. Grazie, mi devi fare. E ora, per sperimentazioni sul combattimento. Non c'è iniziativa, in questo caso non c'è niente di particolare. Si passa direttamente alla fase del come si piglia una persona. Forza, pilota, meno difesa. Lui ha difesa? Difesa 2. E quindi tolgo due dadi? Sì. Da quelli che lancerei. Esatto, praticamente si tolgono. Ah, la difesa è sicura. Tre successi. Allora, Burghi. No, ma volevo dire anche a Pietro che non siamo noi di mezza età, era negli anni 80, negli anni 80 a 30 anni. Sì, ormai, cioè, ormai l'aspettativa di vita è 250 anni. Ora, quindi, così lo hai afferrato. Sei sicuro di averlo afferrato? Una volta che prendi qualcuno. Tocca una fase che io odio di qualsiasi gioco, perché hai fatto una presa. Tada! Dopo la presa cosa succede? Devi mordere! E come si fa a mordere? Sembra le regole del combattimento in lotta della 3.5. Io perché prima secondo te ho fatto l'esempio del passaggio? Allora, tira questo per prenderlo, togli 6. No, ma guarda, in teoria c'è un tot di manovra, secondo il tipo di manovra fai, ma qua è facile, ce l'ho scritto sotto cosa succede per il morso. È forza pilota meno la sua forza. Perfetto, però io prima di morderlo volevo prendere l'unico possedimento che ho, che è un coltello, e tagliuzzarlo. Non ucciderlo. Death by a thousand cuts. Tagliuzzarlo. Chissà quante gridano. Ok. Beh, succede ai bordo strada, a Milano. Ah, lasciami, lasciami! Mischia più forza e basta, perché no. Non c'è un vantaggio perché lo sta tenendo fermo? C'è il vantaggio che non sto applicando la difesa. Ah, ok. Beh, vantaggino. Due successi. Con tre dadi. due danni. Sono due danni, perché in realtà i successi, quando colpisci, sono automaticamente danno. Quello è quello che passa. Okay. Io sono la morte e sono venuto a prenderti. No, no, va di retro, dannato. Tiro di nuovo fuori i denti. Gli rifaccio lo spavento, anche perché non ha più il senso opprimente, perché quando lo attacchi finisce spavento. Okay. Però aspetto mostruoso no, quindi gli ritiro fuori i denti. La tua anima sarà mia, la mia anima del signore, oh mio signore, il signore è morto e non verrà a cercarti. E gli faccio un'altra taglietta. Mamma, mamma, madonna, ragazza, sta tirando solo 9. No, questi sono 9, 9, 6. E la madonna, lo vedi che è bello messo male, eh? Ok, appena prima che muoia lo mordo. Ok, adesso è forza. Non è che lo stai tagliuzzando, prima l'hai tagliuzzato e poi l'hai accoltellato. Sì, anche sì. Forza più lotta. Ed è svenuto comunque lui. In realtà questo qua è soltanto per vedere se il mio succede. Un successo. Tanto basta. Anche perché gli era rimasto un punto ferita. Un punto ferita e un punto vite. Che è quello che ho speso per cacciarlo. Ma tanto lo stavo facendo per divertimento. Quindi, quello che faccio adesso... Che sadico bastardo. È che lo trascino in un vicolo. Dove non passa nessuno. Gli rimuovo la faccia col coltello, è l'unica cosa che posso fare. E
Avete presente quando dite ma faccio ascoltare anche a mio figlio Fumble perché tanto giocano? E se c'è, se, da adesso in poi, per mondo di pensateci. Tu pensavi di essere cattivo aver fatto il killer a pagamento? Figurati, no. sono un santo. E che lui lo fa gratis. Sì. Gli stacco la faccia, mi taglio una mano in modo da versare del sangue sulla faccia e faccio preservazione a raggio di luna, che sostanzialmente mi permette di mantenere la pelle in modo che non diventi marcia. Bello. Per una notte. C'hai messo i conservanti, insomma. E poi viene al bar da me con la faccia del tizio e fa: hai visto, anche io posso prendere l'aspetto delle persone. Non funziona così. Proprio così. Non intendevo questo. Quello è un Edgar Abito. Allora dammi dello zucchero. Ancora. Di più. E ecco, metallo, Walter. Perché... Ha scritto il tizio uno sfacciato. Non è metallo, è solo una brutta battuta. No, è bello, è una bella battuta. Oddio. E no, non avevo neanche fame, l'ho fatto per divertimento. Infatti, per divertimento, gli tolgo l'occhio e lo infilo al posto dell'occhio che mi manca. Ho già mangiato. E devo tirare. E ti fai la tua dose di eroina. E mi faccio la mia dose di eroina. E la mia dose di eroina sono... 3 più 3 più 4. A margine... Claudio si può permettere che il suo personaggio faccia queste cose senza dover fare tiri di umanità perché ce l'ha già a sufficientemente massa. Chiaro. Me la sono tolta a creazione del personaggio. Bello! No, ma parti da 7. No, ma io voglio partire da 3. No, 3 è troppo basso, fai 4. Ma fa 3! In teoria sarebbe giusto il 3, però col 3 diventa un po' un macello. Minchia, quanti 10 hai fatto? Ho fatto 4 10. Sono 5 successi. E la madonna! 6 successi. 6 successi. È un successo critico. Eccezionale. Successo eccezionale, il che vuol dire che rivedo tutti gli ultimi minuti dal cinema. Tutta la scena. Vedi anche un po' di porno. Vedo anche un po' di porno. Quello non credo che sia piaciuto. No, però, no, però il tizio è eccitato che esce. Tutto eccitato, ingalluzzito. E poi la fine del più terribile che ti possa capitare. E mi vedo dal suo punto di vista mentre mi uccido. Perché vivo le sue stesse esperienze. Madonna. Dal suo punto di vista. Ma senti anche il suo dolore? Però non mi fa danni. Ok. Però quindi lo è sento. È proprio cruentissimo. Sì, sì, è solo cruento. Che cattiveria. Per favore, non giochiamola più questa cosa. Dovevamo fare la caccia? Faccio bruttissimi sogni poi. Però per questi minuti in cui lo rivivo sono in trance. Ok, va bene. Intanto che lui è in trance, nella cartina. Ok. Davano Moana e Cicciolina ai mondiali. Sì, probabilmente. Sicuramente sì. Intanto che lui è in trance. Selene, cuore di pietra. Passiamo un secondo, vado in ordine, tanto siete di qua. I don't know why we so restless. I know. C'è questa qua musica nella... Era già forse dopo anni 80 gala, no? Non lo so. Ma in che locale? È un disco pub. È un disco pub? Cioè c'è anche la sfera bella luminosa. Dove c'è casino, sì sì. Però vedi che arrivano due tizie ubriachissime con il gilet di pelo. Che bello. Un po' quello bianco. Uno bianco e l'altro rosa. E paiettato. I miei incubi peggiorano. Io, guarda, qual è la gonna? Io servo il Bloody Mary al tizio che mi ha chiesto una birra. Gli do il Bloody Mary e poi parlo con me stesso e dico: questo è il tuo momento, Francesco. Sono tutte tue. E annullo la possessione. Ok. Quindi lui si ritrova lì. Io ero praticamente in torpore, in uno sgabuzzino da qualche parte. State per sentire 6 puntate di gente che fa le peggio cose a delle persone innocenti. E basta, non c'è, non, giochiamo solo così, sappiatelo. Ho l'unico dubbio: dominazione è la distanza che lo infinita. Prende. No, che lo tiene, sì. No, per prenderlo, per prendere possesso. Ah no, devo guardarlo. Devi guardarlo, ok, allora sì. Vabbè, nel parco, sì, ero lì vicino. Anche perché poi voglio vedere come va a finire. No, non è tanto quello. Quando ti tiri su, accanto a te c'è uno che è strafatto di ero. Gli accarezzo la testa. Mi sembra abbastanza. Gli accarezzo la testa, quello che è sdraiato di fianco, e faccio: sogna il sogno del serpente. Basta morsi. Ah, ok, vuoi un morso? E lo morro. A proposito, il morso dei vampiri è ancora piacevole, sti cazzi. Per gli umani, certo. È un'estasi. C'è quel problemuccio.
Allora, da come è scritto qua nel riassunto, mi dice una roba da quello che ho letto nel manuale d'altra parte è un'altra, ma c'è quella cosa per cui, nonostante sia una nuova versione, i manuali ti scrivono le cose su 18 pagine diverse sparse. Comunque lo mordo, provo a nutrirmi. Vai! Cosa devo fare? Forza pilota. Ma è svenuto? Uno. Ma è svenuto? Sì, ma è per vedere quanto gli ciucci. Meno uno? Perché è sotto zero, ma si sta agitando. Quel meno uno. Zero. Tiro il mosso, ma esce ciucchiato. Ah, cazzo. Puoi riprovarci, eh? E puoi fare la prova continuativa, non è che te ne impedisce. Un altro occhio fa diventare l'ultimo. Ok. Al terzo che riesco a succhiare, faccio. Il tuo sangue non è adatto. Beh, buon per te. E anche dice, è ancora molto da reincarnarti, caro. Comunque. E esco fuori. Io ho una veste vecchissima. Potrebbe avere quasi centinaia di anni, completamente sbrindellata, del tessuto blu che è ancora tenuto lievemente bene sul colletto e sulle maniche. Per il resto è jeans e petto nudo. Bellissimo. Capelli nerastri unticci. E questo grosso tatuaggio sulla fronte. E vado nel pub. Ok. Chiedono se Letizia hanno anche gli scaldamuscoli. Spero di sì. Gli scaldamuscoli sono. Incontro il mio gradino. E tra l'altro e voglio vedere il tizio. No, no. Perché il tizio si è appena ritrovato. Nel nulla. Il tizio lì sta facendo a botte con quello che ha detto Bloody Mary, perché quello è in realtà si è stato lì a parlarci per un po', hai cercato di cominciare a fare qualcosa, gli ha detto dai, però adesso dammi una birra, gli ha dato il Bloody Mary e il Francesco si è girato dall'altra parte verso le due ragazze per cercare di levarsi dall'impiccio di non sapere chi cazzo aveva davanti e cosa aveva fatto. Che gli capita spesso ultimamente. Esatto. Questo che aveva davanti era già il tizio, aveva già le palle girate dai discorsi tuoi sulla io fermo. Che cazzo dice questo? Sì. Cioè. Fermo uno lì di fianco, gli indico il barista e gli faccio: hai visto? Un vero uomo si fa forte di fronte alle donne. Mentre una bottiglia di whisky si spacca sulla testa di quello che voleva la birra. Attento! Visto? Poi guarda la tizia, è un grand'uomo, Francesco. È amico mio. Ah, sicuro? Ti poi mi puoi offrire da bere, quindi? Tu potresti offrire da bere. Ma no, questa non è la sera. Ecco, non è questa la sera. Sono in coteri con Voldemort, cazzo. Poi guardo la tizia e gli faccio, però in realtà potresti essere utile e provo a fare il brio della mente. Mentre sta guardandoti. Mentre mi sta guardando. Gatta. Quale mente? Oblio della mente, vai sul manuale. Tutto tuo. Vai sul oblio della mente. Sì. Dominazione. C'è la tabellina di là, quella corta. Ma non c'è. No, sì, no, qua, guarda. Oblio della mente, intelligenza più persuasione più dominazione meno fermezza. Intelligenza più persuasione. Più persuasione più dominazione meno fermezza della. Quanto ha di fermezza? Due. Fermezza. Le specializzazioni, come funzionano? Ti danno due dadi in più. 1, 2, 3, 4, 5. Successo critico. E allora bisogna vedere. Cos'è il successo critico di Oblio della Mente? Bisogna vedere. Oblio della Mente. Chissà perché appena apro le pagine mi si apre subito su bene, queste qua. Bene, meno male, meglio. Perché a me non capita mai invece. Successo allora, critico. Il personaggio riesce ad alterare notevolmente un blocco di memorie. Anche un singolo successo è sufficiente per tranquillizzare la vittima per il tempo necessario a completare il processo. Sia il vampiro che il soggetto devono essere al sicuro e relativamente calmi quando viene usato questo potere. Per esempio, non si può impiegare oblio della mente per tranquillizzare qualcuno che è ingaggiato in combattimento. Però loro sono tranquillissimi, stanno anche fuori dalla rissa. Flirtando. Per recuperare ricordi rubati o false memorie, oppure per capire quando i ricordi sono stati alterati, un personaggio deve possedere dominazione. Vabbè, chi se ne frega. Successo critico. In teoria le posso parlare. Successo critico sostanzialmente è un blocco di memorie, perché è un notevole blocco di memorie. Qual no, è il soltanto. Tuo nome, cara? Io sono Cinzia. 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 Tu, tu conosci Francesco? Certo. Tu hai passato tutta la sera Francesco. Con lui questa sera. Ho passato tutta la sera con lui. È stato un uomo fantastico. Fantastico. Fino a che quello stupido non ha deciso di prendersela col tuo ragazzo. È uno stupido. Di cui sei molto, molto protettiva. Il mio ragazzo è molto protettiva. E lo ami tantissimo. Soprattutto il Bloody Mary. Soprattutto il Bloody Mary.
Il mio ragazzo è Bloody Mary. Ti piacciono i Bloody Mary? Mi piacciono i Bloody Mary. E cosa soprattutto ti piacciono, ti piacciono i serpenti? Mi piacciono i serpenti. Tieni, infatti, questo. Ho la cintura di serpente. Tiro fuori. A quanto ho visto andare verso il basso, infatti, chiamandosi Cinzia, avevo paura. Infatti ho il cobra. Tolgo una toppa dalla mia veste, gliela metto in tasca e la ritrasformo in un serpente. Cioè, questo è il tuo animale domestico, è il tuo animale preferito. Quasi animale più preferito. Di Francesco. Quasi più di Francesco. Ora, perché a Francesco non far trattare il tuo ragazzo in questo modo. Ma è un aspidino? O è anche... Cioè, nel senso, è un aspide normale oppure è velenoso? No, questo è tipo una biscia. Una biscia. Una biscetta di quelle verdi che... Okay, un bisbastuneo. Sì. Che dice dalla mia parte, non so. Sei molto protettiva, ricordalo sempre. Sono molto protettiva, molto Lui protettiva. Ti ama tantissimo. Ok. E poi vado nella folla e esco dal locale. Vedi Cinzia che guarda per un po' serpente, guarda Francesco, guarda l'altro tipo e parte all'attacco con il serpente a dare serpentate sopra al tizio, anzi lancia addosso il serpente a... E poi si lancia e inizia a graffiarlo in faccia. Ma c'è il mio ragazzo tutto stronzo! Non toccare Francesco, è il mio ragazzo, è il mio ragazzo! Poi si prende un attimo, dovrei anche essere sparato. Ma è il mio ragazzo, è il mio ragazzo! E io esco mentre si fa. Francesco, un Bloody Mary! E lui impazzisce. Non sa cos'è, in realtà. No, l'ho inventato io. Esatto. E me ne vado. Oddio. E ora invece andiamo a Draco. Ok, allora io chi sto interrogando? Cioè... Harry Potter. Certo. Questa era giusto per far capire la mia serata tipo. No, cosa mi hai fatto capire? Cosa mi hai fatto ricordare, è vero? Vabbè, omoni mia, portami via. Cioè, abbiamo Voldemort, che problema c'è? Appunto, esatto. Non c'è problema. Allora. Queste serate sono una figata, sono bellissime. Anche le mie? Sì. Beh, oddio, adesso vediamo cosa faccio io. Allora, dimmi pure. Magari non per le vittime, mentre per me, per Cinzia, sarà una serata fantastica. Allora, in realtà non sta interrogando da solo. Tu stai seguendo abbastanza le operazioni dei tre storpi. Ok. Quindi sei lì con loro. Vedi queste creature che, allora, va bene che i vampiri si adattano un po' a tutto quello che vedono, però sono proprio brutti. Sì. Ma proprio tanto. E c'è questa creatura miserrima umana che hai catturato per loro e la tentazione di mordere il collo è stata tanto forte, però ti sei limitato perché te l'hanno chiesto gentilmente di portarglielo. Mi sto ancora limitando. Sì, faccio un po' fatica a limitarmi. Aspetta che un pochino lo trovo. Ivan Draco. Chiaro. Ti spiezzo in due. Sì. Scusami, servono un po' di schede. E come stanno cominciando a fargli domanda questo qua? Che altri? È uno dei... come dirla? Sembra essere un ghoul più che un umano, basta. Però viene da fuori. Non è di Milano. Era in missione per un suo padrone. Per conto di Dio. Che lo so. È un... Bene, visto che non ci vuoi parlare di tua spontanea volontà, direi che possiamo, non so, trovare altri sistemi. Tu che dici? Le tecniche buone? Quello che sta parlando è quello più gonfio. Pur di velocizzare questa cosa, sinceramente, sono disposto a darvi tutto il mio aiuto, se mi lasciate mano libera. E il monco ti guarda. Cos'è, una battuta? No, non mi permetterei mai. Ma le mie mani sono libere! Faccio un sorriso falsissimo. Mi spunta un canino. Mi tremo un po' l'occhio, se potessi procedere... Certo, aspetta. Arriva Lenfio. Se vuoi ti posso dare una mano, sai che sotto tortura generalmente si tende a mentire, no? Sì. Ah sì, certo. Dammi un secondo, comincia a guardare negli occhi il goal, che sta muto in questo momento, guardo fisso, imbecillito. Devi farlo, fammi l'interrogatorio. Lo so. Così lo possedevo e rispondevo io di cose che non so. Vi dirò tutto. C'è
un motivo per cui non sei lì in quel momento. Vi dirò tutto. Consegnerò i miei compagni. I miei compagni sono loro tre. Siamo noi. E il, vedi che gli viene posta una goccia di vite direttamente nell'occhio. Ok. E la vedi muoversi dietro agli occhi, questa goccia di sangue che gira e poi pian piano scompare dentro. E fa... Potrebbe essere pronto ora. Cosa vogliamo sapere? Quest'acqua nei polmoni non se ne fa mai. Mi spiace. Cosa vogliamo sapere dal... Ma stai attento a cosa? In realtà ero un po' distratto. C'è il contenuto del... Giusto. Distraendo un pochettino. Stava girando nella zona sacra del Duomo. Nessuno va più nel Duomo ormai da che ne abbiamo memoria. Ah. Cioè non molto. Perché... Esatto. Però... Nessuno vampiro ci entra più. Volevamo sapere perché. D'accordo, lo guardo. E anche Golchban. Perfetto. Tanto dietro di te c'è l'arso che fa. Domanda, giusto per capire che cosa so, che cosa non so. So già come si chiama, so già chi dovrò trovato, dove l'ho raccolto. È stato trovato... Cioè, allora ti hanno detto di prenderlo perché era stato visto dai loro informatori dalle parti del Duomo. Mm-hmm. Adesso che c'era proprio entrato. Ok. E il passaggio è che nessun vampiro, per una percezione, una sensazione, entra lì. Okay. Neanche dove, io? Neanche tu. Neanche quindi tu. Ho aspettato... Cioè, ho... Ok. Soprattutto sì. Dovrebbe essere dove, il posto più sacro. Appunto, non siamo ancora abbastanza puro per entrarci. E i Ghoul hanno l'ordine di non entrarci. Ok. Perché se io non ci posso andare, non capisco perché tu ci debba. Cioè, tu ci possa. Certo. Quindi il fatto che un Ghoul si permetta di fare questa cosa, puzza un po' di... Inosferato. Beh, lì sotto c'è parecchia puzza, non so se è solo di Inosferatu, ma... O di Rathos. Amico mio. Ciao. Ti guarda con gli occhioni. I miei ospiti hanno un po' di fretta. Sì. Nonostante questo, io spero che questa cosa duri un po'. Perché sai, tu hai la fortuna di essere vivo. E gli sollevo un attimino il mento. Tutte queste sensazioni che provi... Piacere, paura, dolore. Ho pensato soltanto adesso a chi cazzo era questo tizio qua. Dolore. Tu le senti completamente, vivide nella tua mente, i tuoi sensi sono acuti. Uh-huh. Mentre invece io, che sono un cadavere da così tanti anni... Ti aiuto a dire cadavere, se vuoi. Cadavere. Bravo, parlare è una buona cosa, aiuterà. Più parli, meno dura. Spero che tu parli poco, sai. Vedi che gira la testa. Tipo, non ho capito, ma va bene. Ecco, diciamo che io, a me il dolore un po' manca. E non potendolo sperimentare io, perché sai, sono un vampiro e non lo sento, cerco di ricordarmelo infliggendolo a chi lo può sentire. Mm-hmm. Perfetto. Adesso io ti farò delle domande. Ah, pensavo del dolore. Ok. No, parto con le domande. Va bene. E tu puoi scegliere. Risposte o dolore? Sì, posso scegliere! Bene, bravo. Allora, come mai sei entrato nel Duomo? Guarda, in silenzio. Il silenzio è un'alternativa per dolore. Allora, io tiro... Io comincio a interrogarlo. Poi io... sono io lo psicopatico. No, io sono molto pratico. Io... Cioè, sono qua a fare un lavoro. Ho fame. Allora, io ho una specializzazione in interrogare. Uh-huh. Intimidire più interrogare. Cioè, intimidire / interrogare specializzazione più permezza. Aspetta. Autocontrollo.
c'è una bellissima tabellina anche per questo. Persuasione. Conclude l'accordo, raggirare, oratoria, seduzione. È interrogatorio, intimidire, fantastico, ce l'ho. Prontezza, più intimidire, più equipaggiamento, più equip contro cosa, più ferm. Costituzione più fermezza. Ah, ok, perfetto. Allora. Ecco. Ah, più equipaggiamento contro costituzione, perché probabilmente lui ha costituzione... No. Tu equipaggiamento, perché è interrogatorio. Se io comincio a filarti gli aghi sotto le unghie, certo, ho dell'equipaggiamento. Se ho delle temaglie roventi, ne ho un altro. Se utilizzo l'acqua fatta cadere addosso, ha un'altra fora. Certo. Quindi dimmi cosa gli fai e io ti dico se c'è un bonus o meno. Io per adesso mi sto semplicemente servendo di un rompighiaccio. Semplicemente perché un gruppo di psicopatici. Io sono il più normale. Io non sporco il mio coltello da combattimento in un interrogatorio. Ok, va poi bene. Mi si rovina. Allora, quindi abbiamo detto prontezza 1, 2, 3 più persuasione. Ah, ok, più 5. 1, 2, 3. 4, 5 più fermezza più 1, 2, 3 più eventuali bonus che mi dai più per un pigliaccio più 1 più 1 sto tirando fermezza. 2, 3, 4 c'è scritto qua più cos più ferma no è contro cos io costituzione fermezza contro cos più ferma prontezza intimidire okay. In genere i tiri di Requiem sono fatti di tre cose, non di più. Che infatti sono, mi sembrava strano. Sono caratteristica, abilità contro qualcosa. Tranne quello che ho tirato prima io, che erano quattro. Ho fatto uno, due successi, purtroppo. 33. Due? Sì. E io ho tirato un po' male. 5. Uno, due. Come due? No, dov'è l'otto? 9-9. Ok, quindi pare patta. Pare resistere. Ah, sente il male. Ah, sì. Grazie, mi stai facendo un gran favore. Sì. E intanto guardo il sangue che sgorga e sto cominciando a sentire tanto la sete. Sì, infatti, adesso... Grazie. Prego. Perché sì, grazie. È giusto che te lo devo dire, sta roba. Allora, adesso stiamo sperimentando un po' di cose di regole. Tra qui a un certo punto c'è una frenesia da fame. Allora, la qua. Frenesia da fame è frenesia e Rothschild. Esiste la frenesia, fermezza più autocontrollo, cavalcare l'onda, no? Vediamo. Assetato, 4 o meno punti vita, io ne ho 4. Esatto. Meno 1 per resistere alla frenesia. Penso di dover fare un tiro di fermezza più autocontrollo. Esatto, meno 1. Meno 1. Allora, di fermezza ho 3, di autocontrollo ho 3, quindi 5. E devo fare un successo, ho capito bene. Esatto. Niente. Oh, guarda! Oh, guarda! Non c'è niente! Bene. Allora, io mi avvicino all'orecchio per bisbigliargli. È meglio che parli. Ed è meglio che apro la bocca, sguaino le zanne e lo mordo al collo. Ok. E comincio a succhiarmelo. Mi ricorda qualcuno questo interrogatorio? Mi ricorda qualcuno? No, sto guardando una persona in particolare. Non so di cosa tu stia parlando. Claudio, prima, una delle prime avventure di D&D fa il paladino interrogatore, antipaladino. Ok. Interrogatorio così, prende un tizio e gli fa: parla! 42 danni, morto! No. Ops! E gli altri gli fanno: bravo, meno male che se ne fai l'interrogatorio, complimenti. Come giocare alla roulette russa con 5 proiettili. Allora, io sono partito, sono in frenesia, comincio a bere, vediamo se mi fermano loro. Cazzo, mi spiace. Pum. Forza pilota meno 2. 1, 2, 3 più lotta. Ah, lotta? Ah, sì. No. Allora 3 meno 2 è 1. Ma dai. Ah, sono l'unico che ha lotta. No, ma io penso. Perché lui io penso... è legato. E c'è da dire che in teoria a quel punto hai un più 2. Va bene. A me da uno fermo immobile non mi hai dato un cazzo. Questo è proprio legato, che uno legato, sotto... Perché quello svenuto, no, è più difficile. Oh, è più divertente così. Guarda che non ti salvi dalla pignoleria solo perché sei manto, Ah no, ho fatto 3. Cioè, giustamente, nel senso, non ho tirato... 0.
Zero. Ah, quindi mi stacco, sono troppo no, che tu ti arrivi, cerchi di morderlo e lui ti tira una craniata e ti sposta. D'accordo, secondo round. Questa volta ci vado giù un po' più pesante. Ok. Le unghie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché a livello 6, teorico puoi 8, affettare, 9, puoi ciucciare, eh. Certo. Adesso, più o meno. Io comunque, vedendo la mia prova di lotta, io mi nutro dominando la gente dicendo tagliati. Ecco, anche... Ah, beh, ha senso. 2, 3... 3 successi. Interrogatorio. Ok. Secondo round. Sei successo il quadro, scusa. 3 successi. Interrogatorio. No, no, sei andato in frenesia. Beh, ah, non no, controlli giusto. Più. È frenesia netta. Hai ragione. È proprio un pensi soltanto che devi nutrirti. Gli dai un altro mozzico. Ma no, che dai un altro mozzico? Cioè, io vado in frenesia, faccio la cosa che mi viene più naturale, no? Sì, sostanzialmente. Per bere. Sì. Per bere, sì. Gli squarci la gola e bevi direttamente da lì. Eh sì, tiro fuori il coltello. Tiro fuori il coltello con un gesto fulmineo e vedo bene di pugnalarlo. 1, 2, 3. La violenza! Ah, campione di interrogatorio, forse peggio di Jacob. E sono andato in frenesia, avevo fame. Sei andato in frenesia, sei un torturatore. Dovrebbe essere tutto. Aspetta, ti che. Quando a fare l'interrogatorio con 2 punti sangue, te? E loro mi hanno invitato, io che ne so. Allora, 1, 2. 2 successi. 2 danni. 3 danni, perché il coltello fa più uno. Cioè, con 3 danni? 3 danni. Ok, 3 danni, ti ciucci 3 punti vite. Ah, ok. Dopo che gli ha squarciato il collo, però. Certo, sa, gli apro il collo e bevo. Esco dal frenesia. No, finché non è morto questo, non lo so. In teoria dura la scena. Oggi è la sagra del battutone. Magari... Ecco perché doveva tirare su fermezza. Oh, ah. E poi vi lamentate che siamo dissociati mentali. Allora... A parte che abbiamo le voci nella testa e già partiamo male. Questa volta sono mie le voci nella testa. Posso magari provare a fare un altro tiro per resistere? Puoi provare a fare un altro tiro per resistere, adesso che hai un po' meno sete. 3 e 3. Sete o fame? Più voglia di qualcosa di buono. Ritorno in me. Faccio 2 successi. Sì, più, forse 3. 2. Ok. Va bene. Mi infurisco. Ci sono i 3 storpi che sono un attimo a distanza. Con, quello, sì. con il monco che è lì a tenere sulle braccia. Mi pulisco il sangue che fiotta dalla... Anzi, scusami. Mi pulisco il sangue dalla bocca. Mi volto verso i 3 storpi. Avvisa! Avvisa! Questo non dura molto. Avete modo di magari rimetterlo a posto? Arriva. Vi giuro che finisco. Sì, scusate. Faccio 2 passi indietro. Sta di lato, eh. 3 passi indietro, scusa. Si avvicina il uno dei 3 con una boccetta. Senti, adesso apri la bocca. No, scusa. Hai già aperto il collo. Sposta e ci versa dentro della vite. Ok. Un po' di gocce, qualcosina. Poi richiude. A posto. Tutto bene? Cicatrice. Sì. Te l'avevo detto che speravo mi facessi penare. Questa cosa può durare ancora un po'. Vedi l'altro che fa. Se hai sete. Sto fumo. Se hai sete, sì. Basta chiedere. Scusate, non sono... Da dove vengo io non si è così ospitali. Arrivo. Neanche noi in genere, però... Adesso ve le do subito queste risposte. Dicevamo... Gli metto una mano sulla spalla, premo un po' sulla scapola. Dicevamo... Sì. Com'è mai eri nel Duomo? Non ero nel Duomo ed escono una sciama di insetti dalla bocca. Ok, mi dice qualcosa questa roba? Se ti spaventi da dietro fanno no, tranquillo, tranquillo, vuol dire che ha mentito. Ah, d-
D'accordo. Cos'è che erano cavallette? No, mi sembravano locuste proprio. Bene. Non sono la stessa cosa. Riproviamo. Sembra di questa parola nuova. Questa volta riproviamo. Ovviamente una risposta falsa equivale a dolore. La stessa identica cosa. Ok. Quindi, questa volta vedo di non farlo sanguinare. Ok. Quindi uso le dita. Le sue dita. 1, 2, 3, 4, 5, questa 6. È stata a rischio metallo per me. È ancora a rischio metallo, dipende come va a finire. Ho fatto 1, 2, 3, 4 successi. Attimo. Gli fai 4 danni. Gli faccio 4 danni. Contundenti. Sì. E... gli spezzi le dita? Sì. Strilla? Se non gli spezzi le dita, gode solo la metà. Era così la pubblicità, vero? Urla un po', sì. Sì. Questo è l'inizio, non è la fine. Le ho rotte perché così poi ci possiamo giocare, eh. Vedi un po' tu se vuoi parlare adesso. Io posso andare avanti tutta la notte. Io posso andare avanti per sempre. Fino a quando sei vivo tu. Hai visto che ti possono guarire? Possiamo andare avanti quanto vuoi. No, no, no. Bene. Allora. No, no, no. Condividi con me queste informazioni. Su. Eri lì. Perché? Ah. Pregare? Chi? Dio? Chi vuoi pregare in chiesa? Giusto. E chi? Come mai ti è venuta in mente questa fenomenale idea? Boh, è venerdì sera, sai, non c'è niente da fare, vai in chiesa a pregare. Senti, ma tu il sangue di chi hai bevuto? Oltre che... del mio signore. E che sarebbe? E di qualcun altro a sto punto, però. Che sarebbe? Chi, mio signore? Sì. Sai, deve essere un tipo simpatico, tu sei così simpatico. Non l'ho mai visto. E si chiama? Non l'ho mai visto. Cosa sai del tuo signore? È mio signore. È potente. Poi? Comunque tornavo verso casa. Sì, infatti sto aspettando che... Cioè, aspetta, giusto. Voi state tornando ormai dalle parti di casa. Siete proprio all'ingresso di questo scantinato che scende verso il basso. Con accanto ai cassonetti. Io mi volto... Si ringa in giro. Mi volto verso i tre storpi e gli dico, conoscete qualche... altro Malkavian a Milano. Malkavian? Malkovian, pardon. Okay. Ah, la pronuncia. Sì. 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 Beh, qualcuno c'è. Sì, uno in particolare. Ovviamente potrebbe essere lui. Ah, no, qualcun altro hai detto. Sì. Ah, oltre a... Beh, ai ISIS. Sì, quello sì. È diventata un'organizzazione terroristica. Non ti chiamere, cioè, se non in tua presenza, non ti chiameremo mai col tuo nome. Io dico: se è Isengard lì, probabilmente sapete che è scortese con voi, ma non penso. No, 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 da quello che ne so, non ha mai creato Goal. Tu pensi che abbia creato Goal? No, io penso no. Lo prendo con fermezza per i capelli, gli dico, ma anche con gentilezza, gli tiro un attimo indietro la testa, gli faccio, per caso, è di qui? È di Milano il tuo... Sì, ma non sono mai andato al di là di Milano io, quindi sì, è di Milano, credo, spero. Bene. E... quando è... te l'ha detto lui di andare a pregare Dio? Sì. Ripetimi quello che ti ricordi. Non da quando sei nato. Pater nostro che sei in cieli, santificato un nome. Che concerne il tuo essere andato a pregare? Come mai ci sei andato? Cosa ti ha detto? Che cosa hai fatto? Giusto, è vero. Isis negli anni 80 era tipo un gruppo musicale, siamo le Isis. È vero. Dio. Il mio nome è Genzi. Le Misfits. Signore mi ha detto di andare a accendere una candela e di pregare per l'anima di suo figlio. Ah. E di suo figlio in generale, ti ha detto il nome di suo figlio? No, non mi ha detto il nome. Ha detto di pregare Dio.
E tu hai acceso una candela e hai pregato Dio. Sì, bravo ragazzo. Ti ha rotto altro sangue? Adesso ci pensiamo. Guardo i tre storpi e gli dico: ma vi basta? O dobbiamo capire proprio chi è? Non è che me lo sbattiamo in cella, ci pensiamo in questi giorni, no? Consiglio? Consiglio? No, non credo sia un consiglio. No, scusa, vi do un consiglio: rimettetelo a posto. Questo dal suo signore prima o poi ci torna. O il suo signore torna da lui. Io spendo un po' di tempo a pedinarlo. Avete un risultato per le mani. Ok. Mi pare una buona idea. Tempo ne ho. Magari non stasera, No. No. Mi avete detto che ci si può nutrire. Sì. Mia richiesta. D'accordo. Io avrei ancora. Pagamento per stasera. Ti passano una boccettina. Grazie. Da un punto sangue. No, ne ha dentro 5. Ok, sono a posto. Andiamo a evitare altri tuoi scoppi d'ira, sai. Nel caso non ti limitassi a Goal. È stato il viaggio, è stato lungo, è stato stressante. Sì, l'hai fatto 2 settimane, cioè 2 mesi fa. Sì, ma poi sono stato molto impegnato per fuso orario. Il jet lag. Comunque. Sì. Chissà se sei tesoro, sono a casa. Siamo entrati in sedia. Tsuna, sangue, sei ancora sporco. Ah, e me lo leggo dal vestito. Testa. Per te il sogno sarà molto lungo. Sono vestito con degli abiti che una volta erano evidentemente degli abiti di buona fattura, ma che non ho mai né lavato né risistemato. E quindi si aggiunge il puzzo dei vestiti vecchi a quello del mio puzzo di morte. Io in questi mesi ho cercato di farti cambiare idea su come trattare i mortali, però è impossibile, quindi tu avrai bisogno di più reincarnazioni. Abbiamo ancora un gaul. Buonasera. Buonasera, guarda qua. Sempre sia lode a Galgano. Sempre lode a Galgano. E vedete comunque, e lo sapete che anche loro hanno la copia del tatuaggio in fronte? Io sono stato il primo a farlo. Sì, ovvio. Guarda qua. Tu che... È andato in chiesa. Una persona legata. Una persona legata. È andato in... Allora, calma. Mi metto fra di loro. Bravo. I mortali hanno spesso bisogno di pregare qualcosa di superiore, seppur falso. Io prima attivo Celerity. E poi gli dico: anche tu sei sporco di sangue. Sì, ma ho mangiato da poco. È andato nel Duomo. Ah, bel palazzo. Lui non è quello che lo considera sacrissimo. Sì, sì. Ma gli umani ci possono andare perché sono più puri di noi. Ah, giusto. Chiaro. Prima o poi tutti saremo in grado di entrare. Bello. Ma anche... È il luogo della nidiata dei serpenti. Lì io sono stato morso 37 volte. Su questa cosa stiamo ancora cercando di ben capire. Non ci torna, però... Se avessi bisogno c'è un riparo sicuro sul tetto dietro la Madonnina. L'ho usato personalmente. Io comincio a pentirmi di essere venuto qua. Sei riuscito a fare la prima prova per la salvezza del sogno? Che sarebbe... No, ho avuto la prima prova è da fare. Te l'ho già detta. Bisogna andare nella foresta dove ci sono i lupi mannari, trovare il branco, sì, avvicinarsi, sì, guardare il più saggio, il più grosso di loro dritto negli occhi, sì, concentrarti e dirgli con voce tonante: uff! 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 Questa è la prova di Severino. Tu ti rendi conto che... È estremamente affascinante tutto questo. La vostra cultura è completamente aliena. Severino era un grande dei tempi andati. Questo è il motivo per cui attualmente il suo club è composto da così poche persone. Probabilmente anche chi l'ha ascoltato non è finito bene. Dall'altra sulla solo sedia sentite più... un... Arrivo signore. Solo i più antichi sono in grado di superare una prova del genere. Io l'ho superata personalmente. Non lo sto più ascoltando, sto guardando. Sto ascoltando. Lo sai che sapevo volare? Lo sai? Ma ora nel sogno tutto ciò mi è ridotto. Intanto sto slegando. I tre storpi si guardano. Quando mai ha volato questo qualcuno?
Intanto sto... Magari, magari non c'erano. Intanto sto slegando il gaul. Sai cos'è un grazie. Sai cos'è un tremere? Allora non sei ancora pronto. Tipo malattia, no. Sì, non sei pronto. Devo andare. Io ero un tremere. Sì. Vedi che con la mano rotta sta cominciando a picchiare sulla... Chi è quella persona legata? Signore, perché mi chiama così insistentemente? Sto arrivando! Le ho detto che sto arrivando! Io mi... Come serve una mano? Tanto nessuno, mai, nessuno ha chiesto... Ah, se volete ho una faccia! Oh, intanto potrebbe io essere utile, prendo la faccia e la metto sulla faccia del tizio. No, intanto io mi sto... Intanto io gli ho aperto la porta e mi sto oscurando. Non riesco a uscire. No, gli ho aperto la porta e mi sto oscurando. Grazie. Eh no, è che non riuscivo a vedere più la porta, avevo sulla maschera di sangue. Ah, giusto. Riprendo la maschera di sangue, cioè la maschera, la faccia, e dico, ma dobbiamo lasciarlo andare e vedere dove va? Non lo so, non so chi sia. Sta caracollando in giro, ci sono i tre scopi, perché vi stanno guardando un... Ma che macello, vai a prendere in casa gli estranei. No, deve rimanere intero questo. Posso calmarlo? Sì. Lo guardo negli occhi. Non c'è bisogno, basta che lo facciamo andare e apro la porta. 1, 2, 3. Io intanto... Scegliete cosa fate. Io intanto che lui lo slega, prendo la maschera e incanalo la mia coscienza all'interno della maschera, creandone una specie di piccolo golem di carne. Che bastardo. Che figo. Devo fare una prova di destrezza più manualità più Getsumei. Getsumei. Mentre lui sa fa questo, io sto cercando di dominare il tizio, cercando di fargli mesmerismo. 6, 7. Sono 3 successi. Quindi, quello che succede è che io trasferisco parte della mia forza vitale nella faccia. Ok. Che diventa un omuncolo. Voilà. È una piccola faccia, cosa potrebbe essere? Gimen. Si può anche muovere, nel senso che potrebbe tipo strisciare usando i muscoli della faccia. Ma la cosa più interessante è che io posso entrare nella faccia e vedere e percepire tutto quello che percepisce la faccia. E gliela infilo in tasca al tizio. Va bene. Io intanto tiro su oscurazione. Tiro 11 dadi su oscurazione. Spero di fare almeno un successo. Due successi, tre. Meno male, cazzo. Tu hai il cellulare, giusto? Sì, tipo grosso così. No, aspetta, nell'83. Sì, i primi, quelli con l'83. Sì. L'ho convinto fosse dell'88. Guarda, poi vabbè, poi dipende. Dipende quanto commerciali. Sì, la parte bella è che il tuo cellulare è più una radio militare, anche perché non credo ci sia molta... È un telefono satellitare e comunica con gli altri telefoni satellitari. Quasi un cazzo, serve per l'esercito. No, va benissimo, era giusto per... No, beh, in realtà non è vero, un telefono satellitare chiama anche i numeri di telefono normali, però io chiamo la gente a casa. Chissà perché io ogni volta che penso a un telefono satellitare penso a Jurassic Park 3 e il telefono satellitare che finisce nella merda di... Io invece penso a esatto. Pablo Escobar, ho visto Narcos recentemente. Forse un po' meglio. Tu, Roberto, stavi provando a fare invece... No, scusa, oblio della mente. Oblio della mente... Fermezza. Sì, devi togliere fermezza, è qua, e meno 3. No, 2, scusa, 2. Direi che... Allora, int... No, aspetta, int... 2, 3, 4, giusto? È prontezza più persuasione più dominazione. 4 più persuasione, 4. 8. Più dominazione, 5. Meno 2. Giusto? Okay. Io adesso scrivo quanti dadi tiro. Ah, ho appena visto qual è che era quello dei successi. Due, ok, va bene. 3, 4. 4 successi. Cazzo, quasi critico. Aspetta, ma io ho la specializzazione in teoria in persuasione che non ho ancora preso. Però in questo caso ti dico che oblio della mente è un po' complicato perché dovresti star lì, guardarlo, cominciare a parlargli. No, dipende da quanto è articolato quello che gli voglio dire. Se gli voglio dire una parola ci metto un attimo. Ah, una parola sì. E gli voglio dire solamente dimentica quello che è accaduto qua dentro. No, il comando in sé è velocissimo. Non è... Sono 7. Non è... pignoleria, sono 7 parole. Non è un... non è di per sé il comando dimentica, ma devi sostituirgli i ricordi. Quindi devi dire cosa ha fatto. Ma non ci metto molto, gli dico...
sei andato a fare quello che dovevi fare, poi sei andato in giro per la città cercando di ritrovare il tuo padrone, ma ti sei perso. Va bene. Cioè, non ci vuole molto a dire una cosa del genere. Sì, poi dopo sono quelle cose del... Allora, più poi le cose sono dettagliate, più si ha tempo, più va avanti il discorso. Ma a me non me ne frega niente che lui domani si ricordi che è tutta una finta. È quella cosa del va bene in questo momento così perché ho fretta, vado, poi... Più una cosa è debole, più lui ricostruisce e trova che c'è qualcosa che non va. Più una cosa è forte. Sì, ma se si può domandare dove ho preso queste ferite. Sì, no, te lo dico questo qua perché poi diventa una roba prolungata, ad esempio, oblia della mente. E se la fai prolungata su una persona, supponiamo che a un certo punto capita un qualcuno dove gli vuoi cambiare la memoria, se ce l'hai tra le mani per una settimana, tu per una settimana continui a fargli le prove, totalizzi e in realtà gli resetti il cervello. Sì, ma a me mi basta una sola prova per dirgli... Poi dipende da quanto io gliela dico. È tipo desiderio della 3.5. No, ti dico, esempio, azione D&D. Questa cosa però funziona con ogni tiro, rappresenta 5 minuti di manipolazione mentale. Quindi in questo caso va bene così. Se vuoi fare cose più lunghe, devi essere messo... Cioè devi proprio metterci un po'... Vabbè, intanto non è una cosa da... Mi prendo anche 5 minuti. E in questo caso comunque va benissimo, eh? Non c'è problema. E lo vedete che comincia a correre in giro. Io lo seguo. Sono armato. E vi guardo i storpi e fanno... E voi che fate? Ho già fatto. Già fatto? Anche io. Già fatto? Ok. E io gli sto alle calcagna. E lui... Quando lo vedo che esce, lo prendo. Non ce n'è bisogno. Quando lo vedi? Quando... Sono oscurato. Ah. Ma adesso a Milano sono andate di moda un sacco le tendine da macellaio. Mannaggia! Quindi sì. Maledetta tendina di perline. Vabbè, e allora pace. E cosa pace? Non fermo. Abbiamo ancora se n'è andato. Siamo ancora poco tunati fra di noi. È normalissimo. E io sono abituato a fare le cose per i cazzi miei. Va buonone. Lo segui per un po' e lo vedi entrare in quello che è comunemente ritenuta la dimora del tiranno. Io intanto mi siedo su un cuscinetto . E guardo attraverso la maschera. Cioè guardo e sento. Più sento perché è in tasca. Non so se te la vuoi giocare. La dimora del tiranno? Sì. No. Cioè nel senso proprio la corte, neanche proprio solo casa sua. No. Torno a casa. Non è un problema. No, un'altra volta. Sì, io continuo a ascoltare. Chiedere, assassino, non suicida, cioè che... Perché? Ho capito chi è il sire, va bene. O è lui o è un suo amico. Basta e avanza, no? Ti pare? Quindi... Anche perché... Vediamo, Auspex serve per sgamare l'oscurazione. Sto guardando. Non so dove... Permette di vedere l'oscurazione, quindi... Col primo, no, permette, poi in realtà c'è lo scontro, ma... No, torna a casa, va benissimo. Sai dove è andato, però? Certo. Tu sei invece il mio caro giapponesino. Fuketsuna. No, Tsuni. Tsunami. Il mezzo. Quello che senti come percezione sensoriale, se non sbaglio, è quello che può vedere e sentire la maschera, no? Ok, quindi in realtà senti soltanto per ora. Sì, a meno che lui non mi tiri fuori dalla tasca e mi appoggi su un piano. Cioè che è una speranza la tua, però. Teoricamente non si ricorda di avere quella cosa mai in tasca. No, infatti. Infatti Walter chiarisce come sia una parola sola. Dimentica tutto quello che è caduto qua dentro! Se lo dice un giapponese, sì. Dimentica tutto quello che è caduto qua dentro! Esatto, dentro. È una parola giapponese sicuramente. O inglese se la dice Mato. O tedesca. Sì. Tipo Shaden Sport. Stai cominciando a sentire le voci di altri soggetti che non conosci. Qualcuno femminile, qualcuno maschile. Generalmente quello che senti di più è un... Cazzo ci fai qua? Spostati! Come ti sei conciato? Cose su questo tipo qua. E... Una delle... cose che riesce a sentire più distintamente dopo un po' è una voce abbastanza roca, un po' strascicata, di quello che probabilmente
da come si comporta il nostro goal, potrebbe essere quantomeno, se non il suo padrone, qualcuno a cui fa riferimento. Okay, perché quando arriva e senti il tizio fare: signore, come ha chiesto lei? Sono andato in Duomo, ho acceso la candela. Accesa la candela? Sì. E si sta contando sulle dita, che però sono storte, ed è uguale, non so come mi si sia rotta le mani. Evidentemente si sono rotte anche quelle. Comunque, primo, ho acceso la candela. Secondo, ho fatto la preghiera. Ho fatto la preghiera per suo figlio. È stato complicato, non capivo molto bene quella parte del figlio, però comunque l'ho fatta per il figlio. E poi sono tornato qui. Non capisco perché si è così arrabbiato con me per il fatto che ero in ritardo. Gli ho detto che si era perso. Infatti lui non ha capito perché perché il suo signore sia così arrabbiato. Non ha capito. Cioè, sa però perché è arrivato in ritardo. Sì, lui sì. Vediamo quando ci mette a esplodere. Come ha detto? No, niente di strano. No, niente. E non sento la voce del suo. Non lo senti. Cazzo, stronzo. E allora. Parla la mente. E allora la mia maschera può ricevere i miei comandi telepatici finché percepisco i suoi sensi. Quindi la faccio strisciare fuori in modo da vedere. Ma si muove! Sì, può arrampicarsi sui golem. Muri. Ma può arrampicarsi sui muri come i ragni. Che schifo! Perché è occulta. È la maschera di Jacopo pure. Che personaggio brutto, cazzo. È proprio preso da un cartone animato giapponese, di quelli sì, horror brutti. Sì, ma bam! Il mostro umano, cazzo. Sembra un nemico di Devilman. Quando ho detto Jinman, era quello. Comincia a uscire. Ma neanche, perché non c'ha le braccia e le gambe. È la maschera con i muscoli interni della faccia che si muove. Quindi fa più tipo mano, quasi. Ma in realtà è più tipo una piadina che fa... tipo sì, stella marina, no? Si sposta. Che schifo. La maschera si muove pianissimo, ha un campo visuale anche abbastanza limitato. In realtà si muove di 10. Sempre? Comunque qualsiasi forma. Si muove più di me! Madonna, ma che si muove più di me! Okay. Scusa, va bene. Vista che c'è qualche introduzione che devo sapere, non ipotizzare io. No, sono io che non vedo quello che avviene intorno al mio corpo. Lui è la sua coscienza proiettata, quindi lui come... Sì, però da questo livello del Fuketsuna, suolo. Perché è una... Sì. Sì. Beh, sto strisciando fuori dalla tasca del tizio in realtà, quindi sì. Sarò da questo livello del suono. E poi fa... Okay. No, più veloce. Ovviamente non ha... Il face hug! Ovviamente non penso che... face. È un face senza hug. No, ovviamente non penso che la maschera abbia doti di mimetizzazione. No. Guarda, è una faccia. Cioè. Forse si può nascondere. Può provare a nascondersi, però. Sì. Tra l'altro, scusate, perché qua... Non lo sanno, ma per un'ultima particolarità, la sua maschera... Lasciata da sola, senza lui che la controlla, c'ha la sua intelligenza. Sì. E mi può parlare con voce sibilante. Sibilante. Allora è più evoluta di te. Comunque, la maschera esce un pochino dalla tasca e quello che comincia a vedere all'inizio sono dei drappeggi velluti, proprio la reggia di un... Ah, e posso anche aumentare le cose fisiche spendendo il mio sangue. No, però me lo ricordavo. Maschera con due braccia così... Bombatissima, che prende a pugni la gente. Picchia sire, E... Vedi questa specie di baldacchino leggermente coperto da un telo. Nel frattempo senti anche lievemente sulla spalla qualcosa che tocca, perché gli sto pulendo il sangue. Io mentre lui è in trance... Ed effettivamente il Goal continua a parlare, a scusarsi, a trovare giustificazioni di vario tipo, ma non c'è nessuno che gli risponde. Ma la sensazione è quella. Il pannello è una cosa molto il bambino d'oro quando va dalla serpentessa. Sì. Sì. La serpentessa. Non è il bambino d'oro. La serpentessa. Sì, era il... Ah, il bambino... Sì, giusto. Il sì, bambino d'oro. Non il ragazzo dal kimono d'oro. No. È un'altra cosa. E se vuoi la maschera si può avvicinare. Quindi si vede però una sagoma dietro. Sì, sì, c'è una sagoma dietro sicuramente. Tanto anche se la distrugge a me non succede niente, quindi è kamikaze la mia maschera. Attorno però vedi che ci sono altri vampiri. In particolare ce ne sono una donna e tre uomini. Cerco di farla muovere senza che nessuno si accorga di lei. Vai, brava.
tiro 8 dadi. Ulla. 3 successi, di cui 2 10. 4 successi. Su cos'è? 4 successi. E da cosa hai tirato? Destrezza e furtività. Allora sì. 5 successi. Destrezza più furtività. Qua devo fare soltanto un check mio personale che non ricordo se sia contrastata o meno. Immagino di sì. Sicuramente. Non ci scommetterei così le palle. Ma dai, furtività. Furtività. Se non è contrastata avevo un malus ai dadi perché era sotto gli occhi. Contro, prontezza, autocontrollo. Io ho fatto 5 successi. Devo fare, in realtà farò soltanto 2 tiri perché sennò dov'è prontezza? Home pets. Ok, qua. Ok. Tanto però mai. Eh sì, bam, era fighissimo. No. Mentre altro tu smetti di spiare i nomi dei personaggi. No, in realtà era uno sguardo perso nel nulla e non stavo guardando assolutamente le schede. Non è vero. No, è vero. Bugiardo. È vero. Mentiroso. Beh, sono un vampiro. Però era vero. Non è in realtà. Sei un baro e basta. 1, 2, 3, 4. 4. 4. Ah, ah. Fatti 5. Quasi. Ce la fai. Stanno tutti guardando. Aspetta, esatto. Che mi sa. Non è anche con ascendente il contrapposto? No. Non con ascendente, con Auspex, scusa. Auspex. Perché tipo su alcune cose di percezione si aggiunge anche Auspex. In questo caso no. Ok. Perché è soltanto abilità pura, non è un lui che fa oscurazione. Se era contro oscurazione. Ah, prontezza più sì. Furtività, più equipaggiamento, contro prontezza, autocontrollo, equipaggiamento. Ah no, pedinamento è quello. Comunque. Giusto perché stiamo sperimentando anche un po' di regole che non è che... È meglio. Quindi si muove velocissimo a lungo i bordi della stanza e si arrampica in cima. Nell'angolo buio della stanza per guardare dall'alto. Ok. Dall'alto quello che vedi è una tuba. Una tuba? Una tuba. La moglie di un tubo? No. No, paperon del paperon. No, la tuba del cappello. No, sì, era chiaro. E gli altri... di pietra fame d'oro. Non c'è la tuba. Rimangono abbastanza lì tranquilli. Non c'è più un gran discorso. Una volta fatta sta cosa, il goal se ne va. Cazzi suoi. Se vedo una tuba... Ma vedo che la tuba un po' si muove o è tipo appoggiata su... No, è sulla testa. È il cappello pensatore. Sì. È Harry Potter, lo sappiamo, abbiamo già deciso. È su una testa. C'è Draco, c'è Voldemort magari. C'è anche il cappello. È su una testa. Il serpe verde. E allora muovo la testa. Le ordino di spostarsi per vedere meglio la testa. C'è un... guardando la testa vedi un vampiro che sembra abbastanza emaciato. Che sta dormendo. In torpore. Mandagli la faccia sulla faccia. Non posso fare gli alberi tramite la faccia. Ora che lo so, che ora non solo, in realtà Fugetsuna non piace uccidere i vampiri perché non gli danno la scarica di radinanina, certo. Perché non può mangiare l'occhio alla fine. Non può mangiare l'occhio alla fine. Devi mangiare. E da cosa lo dovresti mangiare? Io mi sono fatto. No, era più figo se lo mangi e ti spunta come tuo occhio. Ma infatti io ce l'ho che mi spunta dall'occhio. Come Flavor. Sono uscito da un coso dell'orrore. Sono uscito da un coso dell'orrore. Guarda cosa faccio. Ok, dico alla maschera di tornare, di uscire da lì e di andare a dar fastidio a qualche passante. Ok. Dichiaro. Persone internate. Hai visto la faccia che si muoveva? In che senso? La faccia? Tra l'altro becca proprio lì Francesco e Cinzia che stanno uscendo dal locale. Ma con un occhio nero. Lo mano nella mano. E lei con un serpente che le svicola da una tasca all'altra. Potrebbe essere metallo facile. Sì, sono attento. So dove è andato. Intanto io sono tornato. La veste pulita ora. Non sono entrato nella... No, mi ha detto di no. Aspetta, nel momento in cui stavi tornando... Ah, sì, sì. Proprio stavi cominciando a scendere gli scalini. Mm-hmm. Senti dietro di te l'arrivo di una volante. Ok. Non sarebbe un grosso problema, in teoria. Se non che, come accennavo all'inizio, c'è ancora la caccia ai vampiri. Certo.
ed è fatta dalle forze dell'ordine. Certo. Che sono un filino più teste di cuoio che poliziotti. Certo, sì. Cosa hai visto? Senti fermarsi l'auto, sbattere le portiere e dei comandi fatti a gesti, lo intravedi dalle luci lampeggianti sulle pareti, come di una squadra. Scusa, però in quel momento c'è una faccia che striscia. Forse non siamo nel posto giusto. Siamo nel posto giusto, sì. Perfetto. Anche perché dal ritorno dalla caccia il nostro bel giapponesino non ha proprio fatto di tutto per nascondere il suo atto. In effetti, allora io ed è arrivato gocciolante sangue. Allora, visto che io sono ancora. Hanno anche trovato uno in un locale con 6 buchi sul collo. Nessuno senza sangue. Profondo. No, esatto, nessuno abbastanza profondo. Visto che sono ancora oscurato, io attivo Celerity. Io mi ricordo ancora una puntata con una parrucca fatta di capelli di donne schiave che si anima e uccide la gente. L'ho vista tipo 30 anni fa, sì, di Bem. Sì, no, o mezza età fa. Aveva il linguaggio di Claudio. Una grande immaginazione. E nemico del mal. Quello che faccio è con Celerity attiva, quindi sono veloce di più. Cioè, che per far rima in bocca ti hai mille pugnali. Qualcosa del genere, perché in realtà Celerity 1 sarò veloce 13. X. Corro verso l'entrata della magione il più silenziosamente. Beh, no, sono oscurato il più silenziosamente possibile, non mi percepisce fate nessuno. Un cazzo, fate. Entro nella magione con l'intenzione di avvertire tutti. Va bene, no, fai tranquillamente, quelli stanno organizzandosi. Ne hai visti soltanto due, perché probabilmente stanno dando la caccia soltanto a lui. Perfetto. Ma quale magione, scusa? Lui stava rientrando da voi. Ah, ok. Quindi sei dentro. Trovo il. Appena entro. Ci sono loro, non ci sono io. Lui era adesso un po' più pulita, però, e mi guarda un po' male. Io esco dall'oscurazione. Ah! Tana! Sì, stanno per dirlo anche quelli. Sta per dirlo anche la polizia. Stanno arrivando in forze qui. Penso cerchino te, psicopatico figlio di puttana. Penso che cerchino te. Ma era solo una. In quel momento arriva la faccia. No, la maschera però è in giro per la città, non l'hai detto di tornare indietro, okay. Di andare a dare fastidio alla gente. Solo per una faccia? Ah, il sangue che avevi era... non è nascosto. A quel punto girandoti vedi la striscia del sangue. No, io voglio che lo trovino, il divertimento c'è se no. Signor Storpi, dovreste portarli via da qui, c'è troppo materiale, lontano. Non possono trovare questo rifugio. Dovete, via. Li distraggo io. Comunque. No, tutti e tre, via. Sì. No, non ti preoccupare. Li distraggo io, inizio a salire di sopra. Sono andati. Comunque. Non fateli scendere. Va bene. È abbastanza preoccupante, però, che io vada da solo là sopra. Ma non gliene frega un cazzo in questo momento. Sono impanicati per i loro libri, le loro. Appena prima di uscire dalla porta, gli dico: comunque il diavolo è andato al tiranno, io ve lo dico. Ah, sì, l'ho visto, sta dormendo. Cosa? L'ho visto, sta dormendo. Abbiamo. Ha una tuba. E vedi quello. quello senza moncherini che si sta agitando le mani. Oh mio Dio! Una cosa per volta. Prima i poliziotti, poi parliamo di questo. Uccidere o distrarre? Se riusciste a ucciderli lontano da qui, sarebbe meglio. Portarli via e quanti ucciderli. Sono? Io ne ho visti due. Due? Sì, tranquillo. Cosa vuoi che siano due? No, il fatto è che se li ammazziamo ne arrivano di più. Sarebbe meglio allontanarli prima. Se li ammazziamo. Idea intelligente. Cominciare? Andare? Io sto mangiando che ho detto che il monco che vi dà i gesti come se avesse le mani. Ma non ce li ha, e quindi continua. È brutto, scusate chiunque 2, 3, sia 4, privo 5, di arti, mi dispiace. 7, 8, tipo tutti i tuoi personaggi? 9, ecco. 10, 11, empatizzi. Allora, cosa stai facendo? E mi sto rioscurando, che devo fare? 8, 2... E intanto Robè è arrivato al piano di sopra. Esco fuori. E esci fuori, bello così in piena vista? Sì. Minchia, grazie iniziativa. Ah, così? Stavano guardandosi attorno. 2. Ma senza cose minacciose. Eh sì, non importa. Allora, iniziativa è... Cos'è iniziativa? Se non mi sbaglio, prontezza dato da 10 più modificatore iniziativa. Dato da 10, non prontezza più iniziativa. Dato da 10 più... È da strezza più autocontrollo, ma è... Perfetto. Più modificatore, quindi ti dato da 10 e sommo iniziativa. Ah. 3 più...
9. 8. Totale? No, 3. 8. 7 in tutto, ho fatto uno di dado. Io ho fatto... Io ho solo più 3 in iniziativa. Io ho fatto 12. 9. Almeno su qualcosa funzionerò. E io c'ho 6, però se fai uno di dado... Sì, non vai molto in là. Aspetta, aspetta, ma io sono... Sei? Io sono umano per i vampiri, per gli umani. No, boh, questi qua sparano a vista. Cazzo, me ne frega. Hanno trovato il modo per capire se c'è un vampiro o meno, a meno che proprio sia. Sono le quadre speciali addestrate a cacciare vampiri. Sai cosa ti dico? Faccio diverso. Fantastico. Cioè? Iniziativa mia. Io faccio un tiro di per attivare volto familiare. Prontezza più sotterfugio più oscurazione, quindi bastardo. 4 3 e sotterfugio 3. Infiltrazione mi vale come specializzazione? Sì. Ho fatto 17. Ho fatto 7 da 2 3 4 5 successi. 5 successi, vediamo cosa succede quando quando faccio un successo critico su ma è tipo maschera dei mille volti quella. Allora praticamente sì, giusto, spiego. Io prima ho usato manto della notte che è la capacità di oscurarsi alla vista e alla percezione di mortali e immortali. Adesso sto usando il quarto livello di oscurazione che si chiama volto familiare. Praticamente è un potere che cambia le sembianze del vampiro facendolo sembrare qualcun altro. In particolare lo fa sembrare la persona che il vampiro desidera e che gli altri si aspettano di vedere lì in quel momento. Quindi io potrei entrare nel cavo di una banca e tutti mi vedrebbero come il direttore di banca. E quindi okay. Io mi sono allontanato in modo di andare dall'altro lato della strada, ok? Su... abbastanza lontano dall'entrata della casa, ok? Sì, però lui c'è prima. Roberto era già fuori. Roberto era già fuori. E non sei tu secondo. Io sono il primo in iniziativa. No, 17 e 15 ho fatto. Oh, allora quando loro hanno agito, io faccio quello che devo fare. Intanto leggo cosa è successo critico. Ok, tu, Robè, ti vedi puntare addosso due fucilazzi. Belli grossi, tra l'altro. Da dei tizi in assetto antisommossa. Mani in alto! Chi sei? Sono in alto. Conoscere lo stanzino. Le mani. Fermo! Non ti muovere! Sono fermo. Mostra i denti! Certo, mi sta guardando? Mesmerismo. E non sono ancora quelli di True Blood che hanno anche gli occhiali anti. No, questo non volevo esagerare. È giusto per fare un minimo di prova di combattimento. Mentre sto facendo questo posso dire cosa state cercando? Perché sei vestito come uno straccione? Rispondi tu. È meglio del bomber. È uno dei due che fa un leggero cenno all'altro. Bene. Allora, uno. Mamma mia. Mamma mia. Espressività, c'ho la cosa però, la specializzazione. Ok. Aggiungo qualcosa? Lì poi dovresti guardare... Cosa? Però espressività per me solo per convincere. Esatto, che tipo, quindi sì, in teoria sì. Cosa sarebbe? In due dati in più, se caso. Sì, esatto. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 successi e 3 esplosioni. Ustia madonnina. 8-9 successi. E la madonna. Fare una prova contrapposta. Tieni. Di... Ma mesmerismo è sempre quello di... Intelligenza, espressività e dominazione. No, mesmerismo è quello comando evoluto. Ah, giusto. Ok. Fermezza. Funziona su uno. Deve fare una contrapposta di fermezza contro 9 successi. Aha. Ah, su certe cose rimane sempre fortissimo. Ha cambiato discipline, ma... Aha, ma... No? Due beh, nove. Ha fatto 2-9! Successo eccezionale. La vittima non solo obbedisce, ma razionalizza ciò che fa come se fosse stata una decisione propria. Ok?
Quindi dico... Lo puoi fare a uno, però. Sì, sì, a quello lì che mi stava guardando. Non so cosa stiate cercando, ma qualsiasi cosa stia cercando, e se è qualcosa di pericoloso, è sicuramente lui. Rendilo inoffensivo. Ok, in quel momento... Tocca a me. Sì. Ok, io... io compaio appunto. Giugo solo e non farmi fare del male, sono solo un povero straccione. Io mi, come si dice, compaio. Allora, successo eccezionale significa che io decido di apparire come un altro, non per il resto della scena, ma per sempre, per la, cioè senza limiti di tempo. Ok? Allora, se si trova davanti diversi osservatori. Per tutto il tempo che desidera invece che per una scena. Se li trova davanti a diversi osservatori, il personaggio deve sceglierne uno. Scusa, ma io devo spendere un punto sangue per usare la disciplina, no? Dipende da che cos'è. C'è scritto nella disciplina o nelle basi delle discipline? La dominazione, la seconda, non devi spendere niente. Io? Mesmerismo no? Le basi. Io risulto come il... Il Didgeridoo of Doom, che ricordi? Il Didgeridoo of Doom. Io... risulto il suo collega, quello che aveva di fianco, ok? E gli faccio: è un'illusione, io sono qui, ammazzalo! Aia! E punto. Io al che faccio: ah! E provo a buttarmi dietro un palo, un angolo. E punto il fucile. Okay. Verso l'altro, ovviamente, non verso di lui. Per bla 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 bla. Dunque, carine, voglio vedere come ne escono. Ah, poi tra l'altro ho visto che se la reazione. Io so di aver fatto un successo eccezionale. No, beh, sa no. Io non lo so. No. Personaggio. No. Però no. Perché sennò gli dicevo anche: una volta fatto questo, dormi. Però se non so così, non so che se la razionalizza come gli pare, quindi non lo faccio. No, quello lì, la parte della razionalizzazione è una cosa molto interna agli altri. No, ok, però se, sì, se avessi saputo che era successo così tanto, gli potevo dire quello che mi pareva. Esatto, ma la differenza con la razionalizzazione è che se non razionalizzano, con mesmerismo a distanza di qualche giorno, può chiedersi perché quella cosa che ha fatto era così. Ah, cavolo, certo, sì. E allora comincia a indagare. Perché l'idea base di questa variante qua di cioè su con le nuovi vampiri mondo di tenebre è la tenebra esiste, gli umani fanno finta che non esista, però nel momento in cui scoprono, a quel chiaro punto si cagano sotto e se possono la fanno. Vabbè, non gli ho detto dormi, mi nascondo e basta, cioè mi nascondo, mi metto dietro un palo. Dunque, e il tizio che cazzo fa? Il tizio... Io ho detto rendilo inoffensivo. Sì. Il problema è stato il passaggio suo. Eh beh, d'accordo. Adesso comunque tocca a Claudio. D'accordo a quello che ho detto io. Claudio arriva, taglia le facce, taglia le gambe, fa sei gol e me li manda in giro a procreare. Sì, fa sei gol. Si mangia un occhio, l'altro se lo mette. Noi facciamo le cose fini. Arriva Claudio e fa: allora, uno lo scuoio e mi ci faccio un Edgar Abito. L'altro invece lo stupro col cadavere dell'altro che ho fatto diventare un gaul. No, ma solo le gambe e il pene. Esatto. Quello è il gaul. Che schifo. Che si muove a velocità 15. Un pisello che striscia. È più forte di tutti noi. Che schifo. Io mi affaccio, vedo la scena. È una delle cose più palpe di vampiri che io abbia mai visto, però l'ammetto. Vero. Mi affaccio, vedo la scena che si sta svolgendo davanti ai miei occhi. Al mio occhio. Siamo persone orribili. Un po'. E da 9 successi. 9 successi è quasi fallimento doppio critico. Successo doppio critico. No, fallimento doppio critico, infatti mi stavo chiedendo cosa fosse. A quanti metri saranno da me? 12. Perfetto, non devo nemmeno spostarmi. Faccio spavento. Bubusettete. Faccio spavento in generale. Faccio spavento in generale. Faccio brutto. Orrore raccapriccio. Gino. Faccio brutto. Faccio brutto. Allora, tiro 3 più empatia 3 più è vero. 8. Non è che non siamo persone orribili, siamo non persone orribili, perché Wilson ha detto siete persone orribili. No, non siete persone, è vero. Giusto. Siamo orribili. Contro il suo
autocontrollo suo o loro. Scusa, questi vengono nella nostra casa. Ti ho offerto il mio controllo. Bussare alla nostra porta. Tanta violenza. Cosa si permettono di fare? Al matrimonio di mia figlia. Di la mia figlia. Quanto ha di autocontrollo? Sì, mi avevi chiuso la pagina. Maledetto. Scusa, devo guardare. Tranquillo, la roba dell'iniziativa. Subito autocontrollo. Bla bla bla. 4. 4 successi. Tira lì. 4 successi. 5, 6 successi. Ma però, c'è un 10. È un 9, no? No. Un secondo 10. Oh, vuoi vedere che adesso. No. Beh, dai, però, apprezzo. 2. 2. Quindi tu hai fatto 6? 6. E allora meno 2, quindi 4. 4. Allora, non ha penalità. Dov'era? Ah. Non potrebbero esserci questi vampiri a giocare a Cards Against Humanity. Il PG di Claudio sarebbe tutto. Il nuovo programma è ti taglio la faccia. Non mi sareste mai aspettati di vedere ti taglio la faccia. Ti taglio la faccia. Non ti ha fatto ridere, guarda che ti taglio la faccia. Il nuovo conduttore di Domenica In è ti taglio la faccia. E tutti quelli che entrano nell'area dopo che ho fatto questa cosa devono fare la prova contrapposta ai miei successi. Quelli che aspetta, questo lo faccio passare buono perché va benissimo. L'altra cosa è quasi tutte le robe di dominazione durante i combattimenti sono un macello, quindi in realtà questa non è dominazione però. No, non te, lui. Ah, ok. Vabbè. Non ci deve essere distrazioni a latere. Quindi in teoria durante un combattimento o una situazione di stress di questo tipo a livello teorico. No, non era ancora iniziato il combattimento. Infatti, in questo caso va benissimo anche perché non frega un cazzo. Cioè ci stava benissimo così. Però, giusto per ricordare. Quando volano i proiettili, no. Quando volano i proiettili, un zappo. Hanno meno 2 a tutte le azioni. Meno 2 a tutte le azioni. Tutti e due. Sì. Sappiamo cosa fare la prima volta che manca qualcuno, perché ci hanno appena suggerito sì oscuro tiranno, con il tiranno che dorme dietro e tutti che gli devono rispondere. Ok, Manton, guarda, me la puoi anche far passare come cosa di combattimento, mi dà un meno uno. Ah, vabbè. Ho fatto 8 successi. Sì, no, ma infatti ti ho detto, vero, non è un problema, però da ricordarsi. Zi. E tu intanto cos'è che hai fatto in pratica? Ho fatto un'aura di sconforto e di disagio. Ecco, disagio è la parola. Disagio! Dai, e poi comunque se lui si sposta di continuo, se uno mi sta anche sparando ma mi sta guardando, non si sta spostando di continuo, riesco a incrociargli lo sguardo. Sì, basta un secondo. Un attimo perché c'era la parte della concentrazione. Non fare il pignolo. No, me. Perché il concetto di concentrazione assoluta è sempre non c'è concentrazione assoluta. Pagina precedente. Si noti che i poteri di dominazione che richiedono il contatto visivo risultano più difficili se non resta fermo o non viene immobilizzato. No. Se il soggetto si sposta di continuo è un meno uno. Vabbè, comunque, non è questo importante in questo non è questo giorno. Quello che è importante è fumble. E... ma più che altro è le reazioni di queste persone. Il primo del guarda l'altro e fa no. Ah, scusate, anche loro due devono fare il tiro. Ah, scusate. Perché dentro quanto è? 12 metri. Io sono dall'altra parte. Io mi sono allontanato della strada. Però mi allontano allora di meno, no. Mi sa. Sì, no, tu sei. Io mi allontano di meno perché sono 9. Cosa devo fare? Un tiro di autocontrollo. Te muove la capriccio. E potenza del sangue. Tutte cose. Devi fare 6 successi. 0. E ti viene in mente solo una parola, Ravno, se non capisci perché, ti senti male. No, te ne vengono in mente diverse, Ravno si infame. No, per te solo, per te solo le lame. Vabbè, io di fatti stavo scappando dietro un palo. Giusto. Ma la cosa sono spaventato. In generale. Sei non è che senso... c'è qualcosa che ti fa paura, è lo senso di oppressione, presente quando sei un po' depresso. Hai presente quando hai l'impressione che che interrogheranno proprio te e non hai studiato? E non lo io sai io penso che sparino proprio a me, quindi per quello mi sono messo dietro il palo. Comunque, no, ti stanno ingannando. Sono dei bastardi vampiri. Sono dei dannati. No. E comincia a puntarlo con l'arma. A quel punto, l'altro si convince abbastanza che questo sia.
Bellissimo che muoiono quelle si fa prendere dal panico. Sì, vediamo un po' se riesce a... No, no, spavento lo fa prendere dal panico mano a mano che va avanti. Vabbè, questo qua è l'altro però, quindi è il suo primo. Si sta impanicando comunque. Per vedere se non sfolla. E comunque, visto che avevo fatto un successo eccezionale, lui non ricorda assolutamente il mio comando. Quello del razionalizzare. E ha un meno uno a tutte le mie prove di dominare fino alla notte successiva. Autocontrollo. Io ho uno di autocontrollo. Per vedere se non si... Ha fatto un successo. Per fortuna gli uno non azzerano più qua. Ha fatto un successo, quindi non impazzisce. E qua è la parte ridicola che come cacchio fa... Appa. Non impazzisce, ma per sicurezza cerca di disarmare il prendi l'offensivo. Giusto? Perché? È una prova di lotta. Ah, la faccia all'anima. Che è un bellissimo... lotta forza più 2. Lotta, meno difesa. Con un meno 2 perché è spaventato, no? Con un meno 2 sì. Perché è spaventato. Quindi soltanto forza a sto giro. Ma il meno 2 è a tutto? Tutto. Anche alle discipline? Tutto. Difesa. Tiro di opportunità. Vediamo se fa uno. No. No, però non riesce a disarmarlo. A voi? Tutto. Chi è il primo? Lui. È il nostro bel Draco. Quindi ho un meno 2, giusto? Se voglio provare a fare una cosa. Cioè. Grazie. Prego, figurati. Quando vuoi. Visto che sei dal lato opposto, ti sto dando la schiena. Ma non so, potresti sparargli nella schiena trapassandola cercando di beccare l'altro. Allora, sì, lo so, però poi è... Tiro questi. Cioè, questi meno qua 2. Sono venuti qua di ronda, sono venuti proprio qua e spariscono. Tu in questo preciso momento pensi che ne usciate in qualsiasi altro modo? No, nel senso, se vi viene un'idea brillante, sì, ma qua ci sono due che sono stati chiamati di pattuglia, sono arrivati e quando arrivi in pattuglia siamo arrivati nel luogo tale e da lì in poi se ne vanno per i fatti loro. Potete, se riuscite a catturarli, bloccarli, cambiargli completamente la memoria e nessuno li viene a cercare dopo che si sono fermati lì di pattuglia. Vabbè, allora aspetta che agisco io. È quello disco. Io penso aspetta, io facciamo una cosa. Per tanto... il cambiamento di questo tipo guarda che non lo fai in uno sputo, eh. Te lo dico. Stai tranquillo, posso anche metterci mezz'ora, rimane sempre in contatto. Mi basta un successo. Sai cosa ti dico? Io comincio... Tanto lì sì, li possiamo guarire con un po' di sangue. Comincio a io aspetto a vedere quello che fa lui. E puoi ritardare l'azione, sì. E ritardo l'azione mirando alle gambe, gambizzare, non uccidere, gambizzare. Io, visto che sono spaventato, il tizio adesso è girato verso l'altro che ha cercato di disarmarlo. Sì, sono girato, si stanno guardando. Gli faccio comando. No, stai guardando negli occhi. Attiro la sua attenzione un attimo. No, no, non mi caga. Non ti caga di striscio. Vabbè, allora gli dico spara. Ma se non c'è contatto visivo, non glielo dico. No, non gli faccio comando. Ah. Gli dico spara, spara. Ok, autocontrollo, vediamo. Con un posso fare un persuasione. Quindi è. Aspetta, autocontrollo è 4. Posso fare persuasione? In questo caso. O intimidire? Sì, dai, potrebbe starci persuasione. Quindi tolgo solo i 5 di dominare. Peccato. Minchia. Claudio? Sì? Cos'è quella roba? Sono 6 successi. Ma come è possibile che tiro 12 dadi, forse 2 successi? Perché hai tirato i miei dadi. 7 successi di persuasione. No, è che ha tirato i miei dadi. 7 successi su persuasione col meno 2 suo. Per quello dicevo aspetta tranquillo che ne usciamo facile. Dico. Sono comunque un Balkanian. Però non è il suo turno. Sì, allora. E mi allontano ancora di più. Qua sta funzionando perché c'è l'escalation di terrore. Non è che persuasione normalmente vuol dire che. No, però io gli ho detto riesci. Quello lì è sicuramente un vampiro o qualcosa di sospetto.
Lui ha provato a disarmarlo, non c'è riuscito. Più lo spavento. Infatti, in questo caso così funziona. Cioè, io sto cercando di fare la cosa, quella, sai, nella folla, quando qualcuno non sa che fare, io dico: scappate, scappate tutti! E la gente inizia a scappare. Sì, 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 infatti, in questo caso funziona. Come l'incuti paura ai cultisti. Quello era una meraviglia. E... senza lanciare incantesimi, era solo persuasione. Vabbè, intanto io sparo. Ok. Alla. Come si dice? A quello, a, al mio doppelganger, cioè a, a colui che si vuole far passare per me. Ah, bene. Nelle gambe. Ok. Se per caso colpisco anche l'altro, come dicevi tu, trapassandolo, e li gambizzo entrambi, vabbè. A livello teorico, vabbè, sì, mi complichi l'esistenza, ma provo bene. Vediamo. Io, ci sta. Come volevo dire a Pietro che film horror di serie B mi sembra riduttivo, siamo sulla serie molto più in basso. Siamo tipo Human Centipede. Esatto. Allora, perché solo la maschera che fa... Allora, sì. Raffica, breve, fuoco automatico, tre colpi a un singolo bersaglio con più uno da, da di bonus al tiro. Allora, devo prenderne un altro. Hai meno due, no, tu non hai meno due. No, più, oh sì, no, ne colpisci due, però hai una penalità di meno due. No, no, sparo a uno, ah, okay. Va bene, sparo a uno, va benissimo, uno per volta. Quindi raffica breve su di uno, va bene. Ma no, dai, sparo a due, quindi 10 colpi, perdonami, per... quei 10 colpi su due soggetti o meno, sì. Ok. Guarda. Hai un più... aspetta un attimo, raffica media 10 più pallottole a 1 3 bersagli con più 2 dadi bonus per ogni tiro di attacco, meno un dado a ogni tiro per ogni bersaglio oltre il primo, quindi in realtà hai un più 1. Okay. Perché devono scrivere le regole così? Hai un più 1, okay. Allora, e fai due tiri, esatto. Due tiri, aspetta, e dai due tiri devi togliere 7 7 armatura 3, difesa 4. Questo è comunque il mio rispettabilissimo. È per quello che a un certo punto ne siamo diventati. 1, 2 successi col primo. Avresti fatto fallimento critico se fosse stato vampiro. Figurati. Se fosse quello vecchio, sì. 2 successi col primo. Esplode. E... uno, questo me lo passi come 10. Ma esplode la sua testa? E due successi col secondo. Questo significa che ho fatto 6 danni a uno e 6 danni all'altro. Fucile d'assalto. Quindi? 4. No, 4 sono 4 dadi che tiri in più. Ah, ok. Ah. Quindi adesso avevo altri 4 dadi. 4 dadi. Per entrambi i tiri. Tanto ho fatto 2-2 esatto. Fortunatamente. 2-2, 3. Col primo. Se li tiravo bene erano 9-9, ma... figurati, cazzo, ho tirato... aspetta, 17 scusa, dadi. Quanti ne devi tirare? 17. No, adesso quanti... altri 4. Top, prova con questo. Ah, ok, va bene, va bene, va bene. Ah, l'ha detto prima, va bene, bene. Gliel'ho detto prima, Esatto. 1, 2... No, 1. 2. 2. Quindi ho fatto 4 danni a uno e 3 danni all'altro. Esatto. Alle gambe. Ah! E a quello davanti. Non è colpa nostra se ci vengono ad attaccare a casa nostra, sì. Scusa, No, beh, insomma, aspetta. Quello... solo perché lui ha tagliato la faccia a uno in un vicolo e l'ha lasciato lì a sanguinare. I vampiri sono stronzi. Io non ho fatto niente tranne nel torturare. Erano gli altri che si preoccupavano un po' delle cose un po' più importanti. E fuoco in centro urbano, cioè. Erano gli altri vampiri che si occupavano delle cose un po' più importanti. Beh, sì, però secondo me potremmo essere quasi a quarto giaro. Esatto, insomma, cioè. Beh, allora, se eravamo a Rozzano, nessuno veniva a indagare per gli spari. Rozzangeles. Ma nemmeno fai il cadavere nel mio. Ma figurati. Con la faccia tagliata. Un altro. Questo lo abbiamo, almeno possiamo riconoscerlo, forse. Ancora i denti. E quello che ti sta dando le spalle. Sì. Già prima stava per sparare. Sente te che spari. Si caga in mano, gli va il dito sul grilletto, okay. Ha in mano il mitra, gli si inceppa il dito. Meno due, La madonna, già tolto i due a caso. Ma tu tira sto qua? Sì, ma sono io che ho tirato e quindi ti stupirà sapere che c'è un successo. 72 danni, un successo. Ma hai già tolto il meno 7? Eh? Hai già tolto i 7 dell'armatura e la difesa? No? Giusto? Ritira da zero. Ah, che magari fa di più.
Io hai tirato troppi dadi in meno. Hai ragione. Attenzione, mi ricorda Fate al contrario. Chi di Fate ferisce, di Fate ferisce. E ha fatto uno, comunque. San Giovanni, San Galgano. Non fa l'ingano. Non fa l'ingano? L'indiano? Indiano. E il nostro Giappo. Loro stanno continuando ad ammazzarsi tra di loro. Se loro continuano ad ammazzarsi tra di loro, io continuo a non fare niente. Aspetto che si ammazzino tra di loro. Mi muovo. No, perché poi magari mi vedono. No, resto lì chiuso in un angolino. Così, no, perché se faccio azioni troppo eclatanti, finisce lo spavento. Però sì, finché non faccio niente. Tocca a loro due. Che si sparano a loro due. Sono loro due prima in iniziativa. Uno ha già fatto. No. Era che prima non aveva agito, aveva parlato. Dicendo l'altro sta fermo. Una volta che gli ha sparato, questo gli è partito il colpo. Adesso si ammazzano tra di loro. No, non si ammazzano tra di loro. Si mancano. Si mancano. Vabbè, allora possiamo anche uscire e ucciderli noi, forse. No, ok, questo ne ha fatti due. Va giù quello controllato. Quello controllato. Dietro di lui, a un certo punto, tu la riconosci. Arriva sempre. Un po' a cazzo di cane. Equitalia. Esatto. Stanno distribuendo stupidore. E perché? Io ci scommetto le palle che questa in realtà riesce a fare il successo. È la SIP. Ci sono le cabine del telefono, ragazzi, che bello. Dai, tra una decina d'anni ci sarà la collezione di schede telefoniche. Vedete. Vediamo un po', diciamo come va. Non posso tirare io per lei? Se vuoi sì. Vai. Stiamo parlando. Tiramele qua. La mia copycat. Oh. Perché io sono un serial killer, quindi ho anche degli emuli. Giusto. Emuli reversibili. Un successo. Oh. Non è spaventata lei, no? No. È eccitatissima. Ah, beh, giusto, no? Doveva farlo anche lei. No. No. A meno che ne hai, se è area che rimane area attiva. Sì. Allora sì. Però se arriva da dietro, loro erano al limite in realtà. Ma quanto dura? Finché io non faccio qualche cosa e mantengo la concentrazione o una scena. No, ma se uno esce dalla zona è ancora spaventato? Ah, ok. Vedete spuntare un lungo pugnale tra il giubbotto antiproiettile e la spalla del tipo. E spuntare dietro. Sangue mio, Perfetto, abbiamo anche la copertura. Meglio di così? Casca giù. E intanto c'è ancora la sirena. Che gira con la luce, solo luce, niente rumore. Chi sta? E io chiuderei qua in realtà oggi. Ah, vista wow. Precisione matematica. Bene. Io comunque ti dico che io sto andando verso la macchina per salirci dentro e portarla via. Sì, beh, farmi un giro mi sembra una cosa intelligente da parte tua. E l'unica cosa è, vedete questa ragazzina? Ah, giusto, com'è fatta? Chi è? È una ragazzina che va in giro con dei vestiti simili, un misto tra una principessa del Medioevo e un kimono giapponese, sempre decisa da che parte girare, con questo coltellazzo in mano e dei canini seghettati. Mi viene in mente... Palesemente finti, li riconoscete, sono finti! È una cosplayer di Alice, di Alice American Beauty. Che sorride come una matta in direzione del nostro amico Giappo. Probabilmente lui sta per fare un facepalm, però... Io la saluto, faccio un cenno con la mano e vado verso di lei. E qua chiudiamo la puntata. E quello che avete ascoltato era fambole, non ce n'è uno normale! Non ce n'è uno! Sincero, sto giro veramente... Oh, senti, l'universo... abbastanza normale. L'universo... l'universo l'ha resettato severino. Giusto. Purtroppo... Oh. Sarà divertente. Purtroppo è così che va a finire il mondo. Decisamente. Quello che avete ascoltato era Fumble. Fumble è il primo podcast in Italia di giochi di ruolo dal vivo. Ci trovate su QWERTY.it, su FumbleGDR.it, su Spreaker, su iTunes e su YouTube. Le cose importanti... E poi? Basta. È finito. Ci trovate a casa vostra? Beh sì. Inaspettatamente. Ci trovate anche lì. Ci trovate su QWERTY.it, dove potete anche andare su QWERTY.it/associati. Non puoi farlo tra un attimo quando non sto parlando?
Porca puttana. QWERTY.it/associati, dove potete associarvi e costa 20 euro l'anno e ci potete aiutare a continuare a fare i nostri podcast, oppure potete piantare una matita nella mano. Poi vi chiedete come mai Claudio fa i personaggi violenti. È chiaro. Oppure potete usare il tasto dona per donarci quello che volete, o potete fare una donazione continuativa di tanto, però Tomanto. Io sono buono, eh. Io sono qui, non sto facendo niente. 3 euro ogni 2 mesi. Oppure potete andare su QWERTY.it/survey e compilare il questionario per ti strappo le schede a metà per aiutarci a capire chi siete e monetizzare su di voi invece che con voi. Che sulla vostra pelle. Che sulla vostra pelle. Potete andare anche su iTunes. Sì, ma iTunes. Potete andare su iTunes e lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 stelle. A 5 punti sangue. O a 5 punti sangue. O a 5 omuncoli di sangue. O a 5 facce striscianti. Esatto. Noi torniamo settimana prossima con Dragon Age, forse con un ospite. Ma bisogna vedere se si riesce. Ospite wannabe. E dovrebbe uscire presto anche una nuova puntata di Com'è quel gioco? Com'è quel gioco? Dietro ai microfoni Claudio Serena, Roberto De Luca, Claudio Pustorino, Matteo Mantovarelli. Bravo Master! Yeah! Bravo Master! E non è morto nessuno di voi. Certo. Per adesso. La però è iniziata con la morte di qualcuno. Però se Claudio continua a tirare le cose ad aria così a cazzo, Quanti misteri. Ma soprattutto se Roberto continua a far casino mentre io sistemo, non è detto che sopravviva. Il personaggio magari sopravvive. No, Dante è sopravvissuto fino adesso. Ma Dante sopravvive. Tu no. È perché io ho cercato di eliminarvi, ma voi mi avete distrutto la macchina. Allora sto cominciando a mettervi l'uno contro l'altro, dando libero sfogo alle persone che siete. Vi cartonerò tutti, io ve lo dico. Vi cartonerò. Tipo filatteri. Noi ci sentiamo settimana prossima. Buonanotte, grazie a voi. Ciao. Ciao, attenti ai vampiri.